le vibes da gatto nero io da golden retriever, di solito è il contrario. È vero, stasera assisterete a una stranissima inversione delle parti tra me e Giulia Bifrost. Io ho deciso di lasciare la voce per contenuti in cui ce ne fosse più bisogno, perché sarò molto grave stasera, perché quello di cui parleremo stasera è un fatto molto molto grave. Perché recentemente è andata a concludersi la più grande saga trash degli ultimi anni, in quel della cultura, cultura con la K italiana. E quindi sì, buonasera. È uno di quegli eventi, questa cosa la devo dire con un po' di vergogna, ma devo. Quando qualcuno mi dice: Hai presente quelle cose che viverle è diverso che poi sentirle raccontate in futuro? Cioè, che proprio l'esperienza di viverle e io non so perché indipendentemente da quanti altri casi più interessanti potrei tirar fuori a me viene sempre in mente Pratiful perché per quanto bello possa essere il ripercorrerlo Niente sarà mai come aspettare le, le live di Live Non è una Durso. La sera che la Durso doveva andare in vacanza, ma non c'è andata perché doveva fare delle live in più. Questa qua che poi andava e non andava. Gli scoop che venivano fuori, doveva andare nelle altre reti perché venivano fuori cose. E tu scoprivi dai social che nel frattempo, cioè, cioè, è una di quelle cose che fa parte della nostra epoca. E siamo fortunati ad averlo vissuto assolutamente ma per chi non ha avuto la, la nostra fortuna di viverlo in prima persona lo vivrà in seconda persona stasera <ride> e sì sarà una gioia di, di seconda mano come Valfrutta una gioia ci di siamo seconda noi. mano esatto la esatto. ricordavo diverso però dettagli comunque ci siamo anche noi quindi siamo un valore aggiunto cioè chi l'ha vissuta all'inizio non aveva il commento nostro per cui eh. esatto pensa Pe pensa pensa eh, allora, met... allora io ti posso dire una roba noi adesso ce lo meriteremo grazie perché è troppo buono <ride> ce lo meriteremo un pratiful un degno erede di pratiful yeah. mentre stiamo facendo yeah. storie assurde ok il ragnez e tutto quello che vuoi ma vuoi mettere pratiful scusa no cioè, ma, ma poi gli aggiornamenti che potremmo cioè sarebbe incredibile però c'è da dire che comunque qualsiasi cosa verrà fuori anche un po' meno trash, non riusciremo a commentarlo quasi come fosse Pratiful. Vi ricordo nell'ultima live che abbiamo fatto del GDL di Libri Assurdi, io ho detto questo libro non è così trash. La cosmo dice: Ma Giulia, ma cioè, non puoi raffreddare il pubblico così. E io le ho detto: guarda, che la gente viene perché ci siamo noi, poi il libro è una roba in più. E infatti l'ultima live sta andando meglio addirittura di quelle di Fort Wing Flame, Quindi. Noi comunque ci mettiamo il disagio anche quando non c'è. Sì, noi siamo disagio allo stato puro <ride> comunque, devo dire che oggi, mentre facevo ore e ore e ore, e aggiungete ore, lo dica anche lei, Bifrost: pure. Eh, mi Io mi sono bloccata o ti sei bloccata tu? No, qualcuno si è bloccato adesso. Non più. <ride> allora, per favore, chat, ci dite voi chi si è bloccato. Se si è bloccato qualcuno? Perché, perché abbiamo delle divergenze di opinioni. <ride> ah. Comunque, eh, varie ore. e pure ore e ore, quattro... entrambe entrambe, ok bene <ride> ci siamo bloccate entrambe, mi piace questa cosa benissimo. quindi non è colpa di nessuno in realtà, benissimo, quindi è proprio streamer lo ah, sport ci siamo... trionfa eh, sì, sì. Vabbè, ci fa piacere ci fa piacere e comunque se succede che ci blocchiamo scrivete in chat mi raccomando tanto noi saremo bloccate e non potremo fare niente molto bene, allora eh, stavo dicendo ehm, che Dopo ore e ore di ricerca in cui sono andata a leggere interviste, ascoltare interviste, eh, ripercorrere i momenti topici della vicenda dell'amore dell tra Pamela Prati e il famigerato Mark Caltagirone, ragazzi, c'erano delle robe che io proprio non mi ricordavo, e è stato come rivivere un trauma per la seconda volta. Così esatto. Sì. Ammetto che anche io ho fatto un annetto fa un refresh perché ne avevo bisogno. Non mi ha dato le stesse vibes, però ci sono quei momenti in cui ogni tanto magari mi capitano su TikTok e li riguardo. Li conosco, ma li riguardo perché ce n'hai la legge. Perché tu c'eri, perché tu c'eri e sai, e qui sai dove sta andando a parare, ma tu lo riguardi. Non so, io ho dato un sacco di visualizzazioni a gente che ha parlato di Pratiful, quindi prego. Quindi date anche <ride> a noi. Esatto. Visualizzazioni. <ride> e, quindi, sì, stasera parleremo appunto della love story eh, fake, falsissima. Spoiler, no. <ride> lo dici qui Giulia così? O forse no? no. <ride> o forse no? <ride> Ah, l'hai detto tu, non l'ho detto io. Aspetta, che sto facendo un po' di gaslighting perché è giusto che. <ride> l'hai detto tu, non l'ho detto io. Cioè, cioè, sei tu che mi stai mettendo le parole no, se in bocca No, l'ho detto io. Io non l'ho detto eh, L'hai detto tu, Biffrox, Aspetta, che ti faccio scrivere dal mio figlio immaginario <ride> per dirti che sei una brutta persona. Ti metto le tazze con scritto, l'hai detto tu. Merda. <ride> <ride> se vuoi, ti mando un video di compleanno con una torta con scritto, l'hai detto tu. <ride> Allora, no. um, citazioni dottissime, signori, cioè, sì, qua sì. proprio siamo già nel, nel clou riguardo la vicenda, chiaramente. Ma adesso poi vi spieghiamo tutto. E sì, se mi dovessi meritare una tazza della colazione, la mia sarebbe color marrone, sicuramente. Comunque, <ride> <ride> allora. <ride> um... In pratica, adesso, adesso facciamo tutto, raccontiamo tutto dall'inizio, ragazzi, vi raccontiamo tutto, tutto Però... quanto, con date, <ride> Però stavo pensando che se tu facevi lo stesso, la stessa scenetta delle tazze della colazione, tua figlia si chiamava Rebecca ed era una ballerina. Ah, l'avrebbe raccontato anche lei la roba della Coca-Cola, del fatto che le tue compa. <ride> Quindi tutto torna. <ride> Questo bellissimo aneddoto. La ballerina è esattamente come me. Lui è me al maschile. Io non vorrei conoscerlo, lui è al maschile, sinceramente. <ride> Sfuggirei. No! Oh. Comunque, allora. Di che cosa parleremo stasera? Dovete sapere che tra il 2018 e il 2019 è iniziata e si è sviluppata e ha avuto anche dei risvolti molto molto sostanziosi dal punto di vista del gossip trash la storia d'amore tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Se non sapete chi è Pamela Prati eh, eh, esiste, ve lo, lo garantiamo. È un problema vostro se non sapete chi è Malte Marco Caltagirone tranquilli perché tranquilli. non lo sa nessuno, <ride> nessuno, <ride> cioè non c'è problema. Come, come tutti, come noi, come chiunque. Allora, Pamela Prati appunto, um, è questa ex subrette, ex diva, ex prima donna, ex qualunque cosa una che è destinata ex anche a... ex GFina ex insomma una tizia della tv che ha iniziato giovanissima a posare insomma in foto osè per Playboy mm -hmm. e queste, questa tipologia di riviste qua con un grandissimo fisico strepitoso straordinario che poi è diventata subrette del bagaglino di tanti varietà degli anni passati e poi da quando non ci sono stati più, eh, insomma, i varietà in cui c'era bisogno delle tipe che sculettassero, lei è rimasta un po' senza lavoro, <ride> diciamo. Cosmo <ride> ha deciso per la guerra oggi, si è svegliata e ha detto io scelgo la guerra. <ride> esatto. Allora. E scusa, ce ne sono talmente tante, non capisco perché io mi devo astenere, cioè una più una meno tanto, al giorno d'oggi. Quindi è, è, è tristemente vero, purtroppo, ma oh, dettagli. Purtroppo è tristemente vero e per quanto lei si definisca un'artista di qui di là, di su, di giù, purtroppo non è riuscita a riciclarsi in nessun modo. E in pratica eh, lei, per quanto sostenga di essere sempre una diva, a prescindere dal fatto che la si veda o non la si veda, le piace essere vista, no? È una gran bella donna, le piace piacere e quindi questo, tutto bene, tutto a posto, tutto ok. Fatto sta che diciamo che uh, le è sempre piaciuto anche stare al centro della, della cronaca gossip rosa, eccetera, eccetera, con situazioni più o meno vere. Perché noi parliamo adesso del caso Mark Caltagirone, ma poi faccio un piccolo excursus ex nel passato ulteriore ex, ex patronum esatto, <ride> Ecco, Wingardium Leviosa, tipo così. E facciamo un piccolo excursus nel passato sentimentale di Pamela Prati, dove ci sono delle robe che comunque vi fanno dire: Ah, siamo arrivati tra l'altro da mera questione gossip trash anche a livello di denunce, eh, indagini, eh, cause in tribunale. E perché ne parliamo stasera? Perché non abbiamo nient'altro di cui parlare, sì. Anche. Ma. Anche, okay. ma soprattutto perché qualche giorno fa si è ehm, pronunciato il Tribunale di Roma e il Tribunale di Roma ha messo definitivamente la parola the end, o meglio le parole di end, perché sono due <ride> <ride> ecco ehm, alla questione: alla questione dal punto di vista delle responsabilità legali, perché dovete sapere, nel caso in cui non lo sapeste, la love sappiatelo story ora. sappiatelo ora, in questo preciso momento. La love story tra Pavela Prati e Marco Cartagirone è stata una grandissima truffa, ma operata da chi? Ai danni di chi? Ed era questo che il tribunale, appunto, doveva stabilire. Ma ci arriviamo, a che cosa ha detto il tribunale? Perché io non apprezzo quelle forme eh, narrative che partono dal finale e poi tutto, tutto flashback. Mi, mi tolgono la voglia di arrivare fino alla fine. Tu cosa dici? Sì, anche perché se esiste un inizio, inizio e eh, esiste una fine, magari possiamo andare in ordine. Guarda <ride> <Ma>, vincilo. <no? ride> <ride> Quindi. Vabbè, però c'è da dire che io e te siamo molto precisine. Quindi è normale che facciamo un'affermazione di questo genere, vogliamo le cose in ordine. Sì, esattamente, esattamente. Comunque diciamo che alla Prati piacciono le persone di nome Sebastian e le persone di nome Marco, comunque c'è questa predilezione da parte sua, e poi capirete perché. Le persone allora... che non esistono, esistono parzialmente. Esatto, <ride> esistono più o meno circa. Più o meno circa esistono, però potete mettere tranquillamente in dubbio la loro esistenza. Allora, e iniziamo con due cose. Prima di tutto, ragazzi, lasciate like alla live, mi raccomando, Brava. perché cioè, stiamo facendo una roba, stiamo ripercorrendo la storia della TV italiana e eh, secondariamente, buona primavera. Buona primavera, comunque buona primavera. E, e anche questa è una citazione all'interno della lore del, della marca Caltagirone Story. Allora, io ho un disagio addosso, ve lo dico. <ride> Perché? un disagio questa storia ho un disagio infinito, infinito. proprio <ride> una roba cioè che mentre ripercorrevo step by step anche robe che mi ero persa all'epoca mi veniva fuori un disagio che dicevo oh, santi nubi, ma è successo davvero tutto ciò. Ebbene sì. Ebbene, sono quelle cose che dici, cioè, non ci voglio credere, cioè, non, non riesco a pensare che hanno potuto fare una roba del genere in pubblico, cioè noi ci crinciamo per molto meno. Eh, sono quelle robe che molti credono vere perché non possono pensare che in pubblico si arrivi a fare una roba del genere e questo è un effetto da considerare in questo genere di casistiche perché uno dice ma vuoi che abbiano fatto? Sì, <ride> sì, cioè ogni volta che mi sentirete raccontare e sentirete la Bifrost commentare direte ma no, ma questo se lo sono inventate? No, non ci siamo inventate niente, niente, però tra l'altro... Ehm, Effettivamente, considerando questo periodo... Di, di problemi di comunicazione, di errori di comunicazione, di fraintendimenti, di eh, comunicazione inefficiente anche oltre Manica, eccetera, eccetera, il Mark Cartagirone, eh, boh, <ride> caso, il Mark Cartagirone, caso, ovviamente, è eh, un, un po' l'antesignano, no? Cioè, nel senso, prima c'è stato Mark Cartagirone dal punto di vista degli errori di comunicazione, della comunicazione inefficiente, poi gli altri sono venuti tutti dopo. Quindi, Direi che è importante parlarne assieme. Allora, sì, E meno male che c'era la Durso, cioè bisogna dirlo perché bisogna riconoscerle i meriti. Questa situazione è situazionosa, almeno ho l'80% perché la Durso l'ha retta sulle sue spalle. Sì, con infinite live. Con infiniti, con infiniti programmi live da notare che d'altronde la Bifrost è la Bifrost. <ride> perché ho detto Bifrost al posto di Durso? Oh, Giulia! <ride> Mi stai dicendo che presto condurrò in tv? No, grazie. Però, grazie. Vabbè, ma i programmi della, della D'Urso. <ride> per il resto te lo auguro. <ride> allora, in pratica, eh, visto che eh, la D'Urso aveva bisogno di riempire tutti i pomeriggi, la domenica e una sera a settimana, cioè, guarda. Cazzo! Cioè. Cioè, poi ma... quando non succede niente noi a volte facciamo fatica con la live dicendo <ride> dobbiamo capire le... Le... e ce n'è uno <ride> e pensare di riempire tre programmi <ride> cioè, cioè veramente eh, 5 più 6 più 7 spazi in una settimana boh allora live non è la bif <ride> live non è la bifroso, ma la Dorso so esattamente allora siamo nel novembre 2018 e Pamela Prati compie grandiosamente 60 anni, non dimostrandoli minimamente. No, Lei sostiene no zero proprio, sostiene di essere un'eterna trentenne, ma effettivamente sì. <ride> E questo è credibile, in effetti, Poi, vedendola. Questa è l'unica cosa credibile. Credere. Sì, sì, ci crediamo. Lei sostiene che um, invecchierà tutto di botto prima di morire, quindi quando cominciate a vederla invecchiare male, vuol dire che cioè, siamo agli sgoccioli della vita di Pamela Prati. E durante questa intervista uh, Wattà che rilascia al periodico, chi, 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 Giulia tutto bene. <ride> Scusate, ogni tanto succede, oh, non una prova microfono o, o era un ictus uno dei due, era una prova, ictus perché voglio vedere come reagite <ride> quando poi mi verrà effettivamente che siete già briffati esattamente uh. allora, durante questa intervista, a chi il periodico chiaramente settimanale, credo. Vabbè, periodico, chi se ne frega. <ride> Su questa cosa dei kids siamo molto spesi stasera. Cioè, e qualcuno le regala un abbonamento. Giulia, dopo questo se lo merita. Grazie, Fabiana eh, eh, Frati annuncia di essere innamorata. Proprio uh, l'amore quello vero, l'amore quello puro, l'amore quello che sogna da tutta la vita e da tanta vita, ben 60 anni di vita. Ed è innamorata di questo imprenditore edile di nome Marco Caltagirone. Allora, ovviamente cosa fa la D'Urso? Non la invita subito a Beh, domenica ovvio. live. Sì, mi pare domenica live, la invita subito. E infatti, il 2 dicembre c'è <coughs> proprio. La fantastica Pamela Prati a Domenica Live da Barbara D'Urso a raccontare più dettagli riguardo questo Marco Caltaggerone. Considerate che lui non c'era alla sua festa di compleanno dei 60 anni, finora nessuno l'ha ancora visto, però lei si dichiara innamoratissima di quest'uomo. Dalla D'Urso racconta di averlo conosciuto ad aprile 2018 a una cena. E, e in realtà non erano allo stesso tavolo, lei è andata in un ristorante perché era appena finita una sua vecchia storia d'amore, tra l'altro eh, una vecchia storia d'amore eh, che lei sostiene è durata sette anni, mai lui coinvolto sostiene che sia durata sette mesi, però vabbè, insomma, d'altronde si sa che... Sette. Sì, 7 o sei più 1 anche S volendo. Eh, eh, considerando quanto è stato difficile per Violet capire che 6 più 1 fa 7 in Ford Ring, anzi in Iron Flame, diciamo che queste divergenze, col 7 è difficile capirsi solitamente. Ma poi si sa che in italiano mesi e anni sono sinonimi, quindi che, di che diciate mesi o anni è la stessa cosa, no, sostanzialmente. Quindi comunque sette. Sì, poi... I numeri sono anche uno, due, tre e tanti di più Ti quindi di più, noi esatto. normalmente non ci arriviamo. Per cui molto bene così. <ride> Esattamente. E quindi in pratica si fa convincere dagli, dagli amici a uscire, va a questo ristorante e nel ristorante c'era un sacco di gente, dice, le capita di scambiare uno sguardo con questo sconosciuto. Si guardano e si riconoscono come se si conoscessero da sempre, come se si conoscessero e si amassero già da tante vite passate e già lì dici vabbè Pamela io un controllino me lo farei fare così in buona fede però Considerando so. che io non mi ricordo praticamente persone che ho conosciuto tre anni fa, che quando li vedo per strada faccio fatica. a ricordo... Tu sei. Sì, sì! Ah, ho capito carissimo! E non mi ricorderò mai il nome, lei si riconosce con uno che non ha mai visto, Sì, la una... superiore. Perché Bifrost, perché tu non ti ricordi quelli che hai conosciuto nelle vite passate, ma è un problema tuo, non è un problema di Mabela Prati. Eh. Sì, ma neanche ne in quella odierna. <ride> Cioè, francamente, già i miei compagni di superiori fatico a ricordarmi chi erano, quindi... Anch'io, anch'io uguale. E quindi sì, vabbè, noi, noi non ci ricordiamo chi abbiamo conosciuto e amato nelle vite passate. Pazienza, ci faremo bastare queste. Vogliateci bene lo stesso. Ah sì. oh O no, anche, ci piace anche l'odio. L'importante è che ci guardate, anche se è hate watching ci va bene lo stesso. E, allora in pratica si riconoscono. Ah, wow, che meraviglia. E da aprile a dicembre, quindi aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 8 barra nove mesi, ovvero nove mesi. No, un parto, me un parto, un parto, un <ride> oh, parto. No, non ho connesso. Non ho con ma perché un parto, un parto viene spontaneo? Ogni volta che me lo chiamerai non sarò in tempo, vedrai, però prorumperò un parto un parto random, vedrai. Va bene, ci piace così. Tanto si sta parlando del, della trasmissione della D'Urso, quindi ha sempre senso urlare un parto, un parto, assolutamente. <ride> e in pratica, appunto, in otto mesi, otto-nove mesi, che si conoscono e si frequentano, lei e Marco Caltagirone ehm, prendono in affido due bambini bambini che hanno solo durante il periodo delle vacanze, non si sa quali vacanze, ma delle vacanze. Vacanze. Generi, generi, bambini per vacanze. Esatto, avete bisogno di qualche bambino per le vacanze. Bambini festivi. <ride> Esattamente. Poi ci sono i bambini feriali, che però non sono questi, non sono questi. No. Allora, e sono due bambini, appunto, uno di 11 uno una di 6, Sebastian e Rebecca. E lei non vuole aggiungere altro perché li vuole tutelare no. dai gossip e dalle telecamere. E quindi dice solo questo: in pratica, da, eh, la, dalla Durso le vengono recapitati attraverso le abili mani di Barbara Durso dei regali, due disegni. <ride> Um, un, dei, fi, dei figli insomma in affido che tra l'altro uno a 11 e uno a 6 an anni sembrano fatti da un bambino di 3 anni tutte e due ma io ancora adesso che ne ho di più disegno uguale quindi chi sono io per giudicare effettivamente eh beh, considerando che io disegnavo meglio da piccola che da grande <ride> non ho voglia proprio di però c'è da dire che in effetti questa cosa dei disegni cioè, nel senso, visto anche la differenza d'età e tutto, poi non li voglio esporre, però aspetta, diamo dei disegni alla d'urso. Vabbè. Ok. No, vediamo. vediamo se li trovo. Perché ho poca roba, perché soprattutto roba video e. Ehm... Capite che è un problema con il copyright <ride> perché è tutto abbastanza blindato e visto che non mi voglio far bloccare la live sapete com'è comunque. Questo vi faccio vedere è il disegno del bambino di 11 anni. Che insomma io gli voglio bene, però spero che da grande non voglia sfondare nel campo dell'arte. Allora vi faccio vedere un attimo. Un altro... Ecco, Gerda questa è la dice... prati. Ecco. Eh, Virna ci dice, vabbè dai, il colpo di fulmine esiste, no, questo è un colpo di Dio se sei da <ride> un altro tavolo, non, io non ti ho neanche bene visto, ma ti ho già riconosciuto, complimenti, complimenti perché la vista deve funzionare molto bene. Sì, esatto, la mia sicuramente farebbe Cilec. Ehm, allora, un disegno, quello della bambina è eh, Pamela Prati, tra l'altro questa Rebecca che fa la ballerina come lei, oh wow, perché lei insomma, lei si considera una ballerina anche Vabbè, dai, siamo, siamo Vabbè, Giulia, gentili, non facciamo la punta al cazzo su queste cose. Dai, <ride> Va bene. ce n'è altri, non spariamo sulla croce rossa. <ride> no, esattamente. E quindi questa Rebecca fa la ballerina come lei, questo è il disegno fatto da bambino di 11 anni, Sebastian. E quella è la casa in cui eh, Pamela Prati, Mark, Marco Caltagirone e i due bambini in affido si, andan si andranno a trasferire. Perché... Questi sono i due regali dei bambini. Poi viene fatto un regalo, anzi un doppio regalo da Marco Caltagirone. È una è la chiave di questa casa qua. Spero che non sia identica, se no ci sono dei problemi strutturali. <ride> me lo auguro, me lo auguro. E, e poi anche l'anello di fidanzamento. Insomma, sono pronti a convolare a giuste nozze ed effettivamente si sposeranno. Si sposeranno presto. Allora. Torniamo alle nostre. Allora, la, la bambina è una ballerina e diventerà un futuro architetto, vedendo questi disegni. Esattamente, esattamente. Si sposeranno presto a marzo 2019. Ricordiamoci che l'intervista alla DUS è stata fatta il 2 eh, dicembre 2018. Il matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone è previsto per marzo 2019. Nel frattempo lei comunque partecipa anche ad altre situazioni, altre interviste, fa vedere questa fantastica foto, cioè fanno vedere perché lei la dà alla trasmissione questa foto di tutte le tazze dei quattro componenti della sua, della sua famiglia, c'è quella con scritta Pamela, c'è quella con scritto Marco, c'è quella con scritto Rebecca c'è quella con scritto Sebastian. E sono tutte delle tazze della colazione ed è una roba che puoi fare benissimo anche con Canva, no? questo, questo disegno non prova niente, diciamo. Quindi, No, scusa, se c'ho delle tazze con il nome di. Cioè, adesso io farò una tazza con scritto Tom Middlestone e tutti voi crederete che è membro della mia famiglia. È evidente, funziona così. Ma dai, davvero. Eh. Io... Scusa, io c'ho una tazza con, e con le tazze. Eh, eh, va... Perché fa parte della tua famiglia, è evidente. Oh. Sarà la tua concubina, non lo so. <ride> concubina? Non so. No, no. Non ho concubini. Solo concubini. E, in pratica. Niente, si devono sposare ragazzi, sappiatelo. Si devono sposare e quindi sembra andare tutto liscio. Si dovrebbero sposare a, entro la fine del mese di marzo del 2019, no? Ok. Eh, Stefano C., grazie mille della super chat. Buon compleanno, ragazze. Ah, sì, è vero perché il 30 marzo eh, noi l'abbiamo festeggiato, il primo anno di matrimonio, non come Pamela Prati, e, spoiler, e quindi sì. Grazie mille della Super Chat. Se volete festeggiare con noi donandoci dei soldi, sapete che i soldi sono sempre ben accetti. È tipo la busta ai matrimoni, in sostanza. Esattamente. L'anniversario. Dateci le bustarelle, ci piacciono. Grazie ancora <ride> della Super Chat. Allora. <coughs> In pratica, ehm, in un'altra intervista, su un altro periodico, eh, Pamela Prati dice, ah, inviterò un sacco di VIP al mio matrimonio che si terrà a marzo 2019, inviterò questo, questo, quest'altro, Mara Venieri, un, inviterò un botto di gente. Inventerò un sacco di gente? <ride> che lapsus <bell> Giulia! <ride> Scusa, però, inviterò un sacco di gente. Però, nel frattempo, non si sa più una mazza passano le settimane, passano le settimane, Mara Venier che è anche amica eh, di Pamela Prati dice "boh, cioè eh, non ho neanche ricevuto la partecipazione per il matrimonio, non so niente, non so la location, non so la data giusta, niente. Continua a chiamare Pamela Prati la chiama, la chiama, la chiama, lei non risponde mai. Finché riesce a beccarla e a invitarla a domenica in Infatti, il 31 marzo 2019, Pamela Prati si fa rivedere dopo un periodo di sparizione in televisione e dice che scusa Mara non ti ho risposto perché ero all'addio al nubilato ed è durato otto giorni in Egitto. <ride> Complimenti il fuso orario, quindi <ride> cioè, un... <ride> no, ma si sa che in Egitto non prende il cellulare, si sa, è ovvio, Cioè, non so. Vabbè. E, e lei ah, è, è la famosa intervista del Mamma Mamma ma, ma Pamela non è quella no quella. no è un'altra quella lì, mi pare. Non, non Mamma aspetta. Non me lo so. Mamma 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 Ci sono meme Mamma credo sia quella delle tazze Comunque io ve la butto lì che, cioè, dopo, come dice qualcuno, dopo un giorno è direttamente sequestro di persona. Cioè, non è più un addio al cioè è stata sequestrata. Assolutamente, assolutamente. Ehm, allora, in pratica, otto giorni di eh, addio al Nubilato in Egitto. Lei che però ha paura di volare, ha paura di prendere l'aereo, ha paura di prendere il treno e considera... Se ne infatti è andata a nuoto chi non, chi non va a nuoto effettivamente per festeggiare ah ecco perché non rispondeva al telefono perché c'era la, <ride> la traversata a nuoto <ride> claro e, in pratica ehm, lei dice la Venere le chiede ma scusa ma il matrimonio quando lo fai? e lei dice no ma noi ci siamo già sposati quindi si sono sposati prima degli otto giorni di addio al, nubi al, al nubilato Com'è possibile che sì, abbiamo sì. fatto un rito civile prima siamo già sposati e non mi dovevi invitare e no ma ci siamo sposati abbiamo ottenuto una cosa c'è cioè, tra noi però è stato solo al municipio faremo poi la festa in chiesa insomma la grande festa e lì poi inviteremo un sacco di vips e tra l'altro non solo inviteremo un sacco di vips ma abbiamo già venduto l'esclusiva a Verissimo perciò le immagini del matrimonio tra me e Marco Caltagirone verranno trasmesse da Verissimo perciò sallo Sallo, cara Maravenier, noi abbiamo un accordo firmato da entrambi con Verissimo della Toffanin. Tra l'altro, lei ha superato la paura di volare e di andare in treno grazie a Marco Caltagirone e ai figli, che le stringono la manina. Non si capisce chi le stringe la manina, sono in tre, lei ha due mani, quindi vabbè, non vogliamo sapere <ride> i dettagli. Dov'è dov è la terza? <ride> <ride> Avrà una coda, forse. <ride> sì, sì, i capelli. E... Tra l'altro, <ride> com'è che si sistemano? hai oh no! <ride> <ride> oh no, paura! Com'è che si sistemano? Com'è che si organizzeranno? Beh, allora, da sposati, che sono già sposati, però poi si sposeranno, però comunque non si sa, eh, vivranno oh. tra l'America e la Francia. Che <ride> c'è giusto quei pochi di chilometri no? tra l'uno e l'altro, cioè... so, saremo sulla Terra, cioè, non lo so, cioè, viviamo tra quella galassia e quell'altra. Cioè, so, cioè, neanche dici più o meno continente Europa? No, neanche quello, cioè, ma non lo so, ehm... e in pratica, viviamo, vivremo tra l'America e la Francia per tutelare la famiglia. Ma da cosa? <ride> lei vuole tutelare beh, la famiglia aspetta, beh, aspetta. sarebbe già stato difficile se avesse detto tipo che si trasferivano alle muria era già più interessante capisci capisci da dove viene Marco Cartagirone è il re di le Muria in realtà <ride> beh certo potrebbe pure essere però in realtà non è vero perché Marco Cartagirone detto anche Mark dagli amici americani lui è un grandissimo imprenditore in, in America e quindi è per quello che vivranno eh. In America e la Francia non si capisce come mai, potrebbero vivere tra l'America e l'Italia, però hanno deciso di fare i francesi. Te devo A livello dire. fiscale è interessante questo. Ma... Potrebbe essere. Fatto sai che con due bambini in affido cosa fai? Li sposti in continuazione? Vabbè, a quanto pare loro possono, loro possono. E quindi sì, Marco Caltagirone, è chiamato Mark dagli amici americani perché si sa che gli americani non sanno dire Marco, ma devono per forza chiamarlo Mark. Vabbè, va bene così. Che, allora. Stavano al triplo passaporto. cioè praticamente questi bambini avevano talmente tanti passaporti che vincevano <ride> la tovaglia della. <ride> quella con le bandiere <ride> a un certo punto. Tre. <ride> e poi se arrivi al quarto ti dà l'altra punta con le bandine <ride> eh, guarda, credo che la, qua, il quarto passaporto potrebbe essere quello di Fanculonia, que quello guarda forse è stato il primo o oh, Lemuria, esattamente Lemuria. quindi il loro amore. Non conosce Duca con bellissimo. Luca stupendo allora, mh... però dopo questo momento, questi vari momenti in cui appunto si dovrà poi eh, organizzare il matrimonio, quello figo, quello trasmesso in diretta da, veri trasmesso da Verissimo, c'è un piccolo intoppo. Perché se ovunque va e in qualunque intervista rilasci, Pamela Prati si piange, si commuove dicendo lo amo! Eh, meno male che è entrato nella mia vita eh, oddio grazie e poi si rivolge proprio a, a Marco e il Caltagirone guardando la telecamera così Marco grazie, grazie di esistere che io, lì uno alza le mani cattiamo sei il migliore meno male che sei entrato nella mia vita oh, così uno le alza le mani più che esatto. alza le mani oh, vabbè Esattamente. E poi oh, finalmente ho posso fare la mamma perché io sono una mamma, io sono la mamma di Sebastian e Rebecca. Finalmente, dopo tutta la vita, posso dire di essere una mamma. Non la sto facendo, eh. è proprio così. Anzi, la mia è meno patetica. Sono una... Grazie bambini di avermi permesso di essere la vostra mamma. Tanto che appunto durante un momento... A domenica in la parte Ma mamma 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 pamela mamma 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 pamela mamma mamma, mamma pamela già una roba di, di un cringe tanto che la stessa Mara Venier la percula dicendo perché ripetiamo assieme pubblico eh, pamela è mamma, prati è moglie è moglie e mamma e mamma moglie è c'era un tasso di licenziamento di cameraman in quel periodo, ogni volta che le faceva, altissimo proprio, un ricambio costante. Cioè, cioè, questi cameraman vivevano meno della vita media delle farfalle. Sì, perché anche si buttavano giù, <ride> si buttavano giù proprio dai dolly, così proprio. Ehm Uh, ah le grazie mille della super chat ciao ragazzi vi mando un token simbolico per la grande quest che affronterete stasera, riassumere la Mark Caltagirone saga, cosa che neanche la nostra idea del trash barbarella è riuscita a fare un beso no lei tra l'altro è in causa con Pamela Prati tra l'altro però andiamo avanti wow. sì, questa non la sapevo eh... <ride> allora ehm... wow moglie, mamma, grazie, grazie, grazie. Allora, peccato che... E, e questi show erano quelli sulla tv, però c'erano anche gli show nelle storie, caricavano delle storie con tizi, uno col cappello, uno dove lei teneva la mano di qualcuno, eh, veniva paparazzata... Mezzo no, non ancora, non no, ancora. Però per dire, c'erano cioè, anche show esterni, o, o noi adesso eh, facciamo il filone della tv. Assolutamente, perché non appena poi diventeranno diciamo eh, importanti da inserire nella, nella narrazione, tasselli importanti della narrazione, prendiamo anche tutto il circo esterno alla TV e ai giornali, eccetera, eccetera. Perché, appunto, noi il 31 marzo 2019, Marco, o meglio, Mark Caltagirone, non l'abbiamo ancora visto. Non l'abbiamo ancora visto. Però lei dice che ci tiene molto la sua privacy, come tiene la privacy dei bambini, eccetera, eccetera, e quindi non si mostrano. Ehm, ma tanto poi ci sarà l'esclusiva di verissimo del matrimonio e chiaramente poi si vedrà lì, no? Ecco. No, ma infatti poi le persone inventate tendono a non farsi vedere, quindi è tutto molto coerente. <ride> Vabbè, ma allora ancora non sapevamo che era inventato. Magari, boh, è eh, strano che eh, non ci siano servizi fotografici di loro due assieme e comunque lui ha un profilo Instagram che però è, è chiaramente privato, lei fa delle story in cui lo tagga, ma si vede sempre solo lei o magari tipo c'è la foto di un tavolo in pizzeria con due pizze e si vede solo dietro una pizza Pamela Prati, ma visto che quella foto è stata fatta da Marco Caltagirone mica si fa la foto pure lui, la fa solo a Pamela Prati e poi si tagga la vicenda. Alla pizza. E le pizze, le pizze erano più importanti di tutto. <ride> assolutamente sì, concordo. E quindi però a questa, diciamo, storia d'amore. Si viene a chi... Creare il primo problema perché non si sa come, ma fortunatamente è, è accaduto, diventa pubblico eh, lo, lo stato che Pamela Prati, lo stato civile che ricopre l'interno del comune di Roma, insomma i suoi dati no ufficiali, civili così e lei, Pamela Prati ha cambiato proprio perché lei si chiama Paola qualcosa non me lo ricordo il cognome, abbiate pazienza, è irrilevante, ha cambiato proprio nome e cognome. All'anagrafe, quindi Pamela Prati, nata in uh, Sardegna, Talanno, eccetera, eccetera, stato civile nubile. Ma questo dopo che lei aveva detto da Maravenier che si erano sposati con rito civile in municipio e poi avrebbero fatto il grandioso matrimonio dopo, quindi lei in teoria dovrebbe risultare coniugata. Ma risulta al Comune di Roma, invece, ancora nubile. E qui il mistero si infittisce, Cioè in realtà il mistero non fa altro che eh, confermare quello che pensavamo tutti. Ma siccome era tutto pubblico, diceva: Ma vuoi che abbiano fatto? No, no, no! Però, no, per tanto. il resto, tutti sapevamo che lui non esisteva. Dal momento uno, siamo delle brutte merde, quindi dall'inizio aveva detto: lui non esiste. Bueno, io ti posso dire che in realtà me ne fregava talmente poco della vita sentimentale di Pamela Pratt, che dicevo vabbè ok sì che cazzo se ne fregano va bene cioè, okay. io, io, io invece ci tengo a essere quella che a inizio storia dice questo è il colpevole ed è così quindi io dicevo non esiste dall'inizio e ci tenevo a essere confermata io, perché io è la prima volta che ho parlato non esiste lui e quindi ci tenevo ad avere ragione per poter dire ah! alla gente giusto, è un'ottima motivazione Bifrost, assolutamente Barbara, grazie mille della super chat grandi ragazze, bella sfida stasera la storia dei bambini senza fare spoiler, un vero schifo una roba agghiacciante ma ci arriviamo andiamo con ordine, comunque sì un vero schifo che però a quel punto mi ha fatto dire, vabbè ma qua ci sono dei geni del male Disney, abbiamo dei cattivi <ride> usali nelle oh. tue future storie allora esce sta roba non abbiamo visto ancora Marc Caltagirone e eh, qualcuno comincia a fare delle indagini, ovvero chi d'Agospia, quindi Santo d'Agostino, Santa d'Agospia che da quel momento lì in poi, tipo, non ti dico tutti i giorni, però sicuramente varie volte alla settimana per mesi ha dedicato articoli, analisi, scoop, inchieste al caso Pamela Prati, perché infatti si sente puzza, si sente puzza di qualcosa, D'Agospia si incuriosisce e cerca in tutti i modi di rispondere alla domanda. Ma Marco Caltagirone esiste. <ride> allora D'Agospia trova un Marco Caltagirone su Facebook. Che voglio e, dire. Lo trova. E trova anche um, che ha rilasciato un paio di interviste dove appunto racconta la sua, la sua vita, no? Eh, Pamela Prati ci aveva detto che è uh, un imprenditore edile e lui in questa intervista racconta qualcosa di più, appunto, come vi dicevo, eh, si è trasferito a, a, a alcune interviste del 2017. Ricordiamo che Pratiful... Si svolge esattamente, si svolge tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019, quindi interviste che risalgono al 2017, in cui Marco Tartagino ne racconta di chiamarsi Mark perché si è trasferito in America, ha fondato una grossa e famosa ditta edile con contratti in tutto il mondo, in cui fa oliodotti di qua, robe di lì, insomma, cioè, tipo, è il più grande imprenditore edile della storia, no? Cioè, sembrerebbe, da quello che dice lui. E ha una relazione con una politica calabrese, una sì, donna il più grande, il più grande ehm, affarista mondiale che nessuno ha visto. <ride> cioè, è, è, questo qui praticamente è il più ricco del sultano del Brunei, però non l'ha visto mai nessuno. Esatto, perché. Eh, appunto, lui dice di essere fidanzato con questa signora, questa politica calabrese e hanno un bambino in affido di nome Sebastian. Anche loro va tantissimo il nome Sebastian. Va alla grande. E sul profilo di Marco Caltagirone di Facebook ci sono foto di lei, della politica, che è davvero lei. Eh, ci sono foto del bambino, ma non ci sono mai foto di Marco Caltagirone. Vero. Mai, non ci sono mai. Ad un certo punto comincia a pubblicare un sacco di foto di mani con anelli, fedi, eccetera, perché sembra che lui e questa politica calabrese si debbano sposare, no? Perché infatti pubblica anche su, su Facebook la scritta oggi mi sposo tipo nel 2016 una roba così e ci sono ste foto di mani femminili e mani maschili con 14 fedi, quante cazzo di volte vi siete sposati, che poi lui risultava in realtà con lo stato sposato su Facebook prima di scrivere il post mi sposo, quindi vabbè. E lui vabbè. si è portato avanti Giulia si <ride> sentiva sposato esatto, lui è stato previdente ma non lo giudicheremo Pensati per questo è stato <ride> sposato precisamente e quindi questa cosa è un po' particolare e da Gospia nota che molti profili che commentano i post Facebook di Marco Caltagirone sembrano falsi, hanno tipo foto rubate a degli influencer, ehm, hanno poi dei nickname che sono molto diversi rispetto all'URL, cioè in pratica l'indirizzo mm. dei loro profili Facebook che si vede sopra. Tra l'altro, uno è tipo Meloni Joe. Appunto Meloni al contrario, cioè come Giorgia Meloni, no? E sembrerebbero forse ex profili creati per sostenere la parte politica di Giorgia Meloni perché questa politica hacker, ma allucinante veramente <ride> questa politica calabrese è dello stesso partito di Giorgia Meloni no? quindi ci sono tutte delle teorie del complotto sotto che levatevi proprio vabbè comunque in realtà tutto ciò l'ha fatto Giorgia Meloni <ride> e, realtà... ed è usci... e questa era la prova e lei ne è uscita incondannata solo per questo Guarda, noi la mia Solo in questa cosa qua in questo caso ci sarebbe della stima, sicuro. Sì, perché cioè in realtà l'avevamo sotto gli occhi il colpevole dall'inizio, ma nessuno l'ha considerato E c'è Giorgia Meloni in un angolo che sì, sì. un gatto o un peluche di un gatto, se non ce l'ha, <ride> e anche stavolta la liscia Comunque si sì, sembrava. Fa sembravano dei profili creati per fare la fan fanbase della, della Meloni, esattamente allora. In pratica, appunto, eh, commentano sempre i post di Marco Caltagirone su Facebook e i post del figlio Seba Caltagirone su Facebook, sempre gli stessi account che sembrano account finti, a parte un account che sembra vero, di una certa Pamela, ma non Pamela Prati, e un'altra Pamela di cui poi parleremo dopo e che sarà fondamentale per la vicenda. Che chiameremo Pamela 2. Perché, cioè una dobbiamo, no. chiamarla, dobbiamo chiamarla in modi diversi se no non ci saltiamo fuori perché Iris Babilonia la chiama Pamela 2 noi non ah, copiamo Iris okay. e quindi la chiamiamo Donna Pamela perché lei su Facebook allora, e nei profili Pamela. social ama chiamarsi Donna Pamela quindi c'è Pamela che è Pamela Prati e poi c'è quest'altra Donna Pamela ecco okay, va <coughs> vabbè in pratica che cosa succede? Succede che c'è un'altra politica calabrese, che non è quella ritratta nel profilo Facebook di Marco Caltagirone, che scrive ad Agospia. E che cosa scrive? Mm -hmm. Che in pratica anche questa donna in teoria doveva avere una relazione con Marco Caltagirone nel passato, ma lei non, non è mai stata sposata con lui. Non è, non, è quella ritratta, non è quella ritratta su Facebook, è un'altra, non l'ha mai incontrato, hanno solo avuto uno scambio su Facebook e basta. E quindi non c'entra niente perché in pratica c'è stato un periodo in cui il profilo Facebook di Marco Caltagirone andava a contattare un sacco di donne che facevano politica in Calabria per raccontare del figlio, che questo figlio Sebastian <ride> è malato di tumore alla gola. Giustamente, cioè, qualsiasi catfish e fake prima o poi tirerà fuori una malattia grave terminale, sappiatelo. E se, se avete visto Catfish è quasi sempre così. Sì. È questa truffa: sì, dove c'è sempre qualcuno malato e poi prima o poi ti chiedono dei soldi. È Però o realtà... qualcuno che muore O qualcuno che muore, o qualcuno che ha bisogno di soldi perché è bloccato da qualche parte, eccetera, eccetera. C'è alcune persone, alcune donne che vengono contattate dal profilo Facebook di Marco Caltagirone, ci cadono, altre no. E in pratica questa politica calabrese che è contatta da Gospia con una lettera racconta che il profilo Facebook di Marco Caltagirone l'ha contattata anche per insultare la precedente politica calabrese con cui era stato, ovvero con, quella di cui ha le foto sul profilo Facebook dicendo che era una pessima madre. E considerate che, essendo un esponente del partito di Giorgia Meloni, essere una pessima madre è una bruttissima pubblicità politica. No, da fare, eh, sono, sono Giorgia, sono una donna. Cioè. Esatto, sono moglie e madre, come poi me la pratico. <ride> e quindi lei è contatta da Gospia per raccontare la sua verità. Ovvero che Marco Caltagirone non esiste ed è frutto del lavoro di questa ICOs management. Che non sono le sigarette le ICOS, è un'agenzia. <ride> non so, ci sono le sigarette <ride> che si chiamano ICOS? Sì, non è il management delle ICOS, è proprio un'agenzia. Okay. Scusate, non lo sapevo. Ehm, in pratica, cos'è questa ICOS Management? È questa agenzia di VIP o pseudotali gestita da due donne, una Eliana Michelazzo, che è un'ex corteggiatrice di uomini e donne, e donne, e una Pamela Perricciolo. E questa Pamela Perricciolo è donna Pamela, quella che su Facebook sembra proprio sputata così con Marco Caltagirone, che commenta tutti i suoi post, che commenta tutti i post Facebook del figlio di Marco Caltagirone, c'è sempre sotto tutti i post, sempre presentissima. In pratica, queste due hanno anche un ristorante a Roma, oltre all'agenzia, che si chiama Casanova, che, guardate caso, è lo stesso ristorante in cui Pamela Prati era andata quella sera per, per um, così eh, divertirsi con gli amici e in cui ha visto così di sfuggita Marco Caltagirone e l'ha riconosciuto perché si conoscevano da un sacco di vite, no? E poi um, okay. Pamela Prati ha continuato... A frequentare questo ristorante della donna Pamela e di eh, Eliana, appunto, e sono diventate amiche loro, sono diventate eh, le agenti di lei, ed è nata una fantastica amicizia e anche un rapporto lavorativo. Facciamo un mini recap per chi magari non conosce bene la vicenda: allora, Pamela Pratti esiste, eh, ehm, Eliana Michelazzo e donna Pamela esistono. esistono. Cioè, sono, ci sono, li vediamo anche in tutto questo caso, li vediamo quindi esistono. Per quanto riguarda Marca Altagirone, non esiste quantomeno per il momento per non, ora. Esiste. Non, per ora non esiste, non l'abbiamo visto né sui social, né in tv né sui giornali, niente. Eh, per quanto riguarda le due politiche, eccetera, sono cose che eh, Giulia ha nominato proprio per dare il passato. però, però esistono mh, esistono tutte e due. Sono due persone quindi... esistenti assolutamente. I figli diciamo che uh, non esistono, ma ci sono dei figuranti, poi ci si arriva. Allora uno esiste ed è il figlio Sebastian in teoria perché ci sono delle foto. Della figlia Rebecca che sarebbe stata presa in affido mentre inizia la storia d'amore tra Marco Caltagirone e Pamela Prati, perché a quanto pare Marco Caltagirone aveva già un figlio in affido con la precedente compagna, moglie, insomma, quella politica calabrese. Sebastian lo porta poi anche all'interno della relazione con Pamela Prati. Quindi, per ora le cose stanno così. Per ora. Eh, Grazie oh, del recapito. esistono. Eh, Stranne se le dovete invitare a dei matrimoni ad agosto. Allora non esistono, esistono. la Cosmo purtroppo è esistita, ma non esisterà più. Esattamente, um, eh, Stefano C. Grazie mille della super chat. Ma come ha fatto ad avere una relazione con un profilo inesistente? No, il profilo esiste. e la persona dietro al profilo che potrebbe non esistere. È un'ottima cioè domanda. qualcuno le ha scritto? cioè non è che lei ha avuto un'allucinazione. No, ha avuto delle chat su Facebook, ma, ma non, ha mai ha cioè, non ha mai avuto un rapporto, non, non ha mai dato una carezza mm. a quest'uomo. Sì, rapporti ce ne sono stati, ma non, non tu per tu, da quanto sembra. Se le rapporti ci sono stati. Sì, però aspetta, non ha mai dato una carezza, non ha mai dato un bacio, non ha mai eh, inzuppato quello che c'è da inzuppare, non ha mai insomma, fisicamente così vis-à-vis, -vis, non si sono mai visti. Si sono solo insomma, scambiati chat messaggi via Facebook e poi in futuro via Instagram. Scambiando magari anche delle foto di parti intime, ma d'altronde. Quante par foto di parti intime ho ricevuto io senza la faccia? Quindi non volute, tra l'altro, in questo caso. però, ah, che bello! Gente adora eh, condividere parti intime di persone più dotate di loro così, gratis. Grazie, ne ho, ne ho proprio bisogno di vedere dei peni a caso, peni random. Allora, però, andiamo con ordine: penale. Devo capire, bla bla bla. Contatta da Gospia, eccetera, eccetera. Ok. Ah, Icos. Blablabla. Sembra che tra l'altro, all'interno della vita di una delle due che hanno questa agenzia, la Icos Management e anche il ristorante Casanova a Roma, ci sia qualcosa di strano nella vita sentimentale di una delle due. Ovvero di Eliana Michelazzo, della ex corteggiatrice, sembra che sia sposata da dieci anni con un uomo. Sembra, io dico solo sembra, ma poi l'approfondiremo dopo questa cosa. Ricordatevi perché è una tana del bianconiglio anche qua, quindi più, più tardi, più tardi, però vi lascio la pulpe nell'orecchio, che forse. L'unica che sembra avere una relazione stramba con qualcuno, non è solo Pamela Prati o le altre donne che sono state contattate da Marco Caltagirone precedentemente attraverso il suo profilo Facebook, sembrerebbe anche una delle due presunte, no, una delle due agenti di Pamela Prati, anche lei avere una relazione sentimentale, un matrimonio durato dieci anni con un qualcuno, con un uomo che non è proprio presentissimo, diciamo così. Ecco. che lo chiamiamo Stefano Coppi e basta um, lo chiamiamo <ride> in qualche modo lo chiamiamo ce l'hai in realtà non poi ricordo non, non era Stefano Coppi non era Simone Simone ecco ma dai va bene tanto sono inventati uno l'altro allora però, però Stefano. comunque Stefano sarà il cugino forse perché poi ne ha, ne ha vari. allora fammi vedere Elia a Simone, 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 sì, Simone, Simone. Allora, quindi esce sta roba, ehm. Um... Elena B, grazie mille della super chat, grazie mille della compagnia e del recap, grazie a te di essere qui e di seguirlo, grazie a voi che state seguendo la live, mettete lì eh, mettete like, si sì, sto dicendo bene mettete lì il like. Mettete, mettete lì, lì il like. <ride> like e anche chi vedrà la live dopo mi raccomando metta il like alla live, grazie mille quindi Barbara D'Urso comincia a insospettirsi e visto che lei è stata la prima a dare insomma spazio alla love story tra Pamela Prati e Marco Altagirone dice allora e il 10 aprile 2019 Barbara D'Urso invita donna Pamela ovvero Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo le due eh, manager di Pamela Prati in trasmissione per chiedere spiegazioni e a Prati non può partecipare perché dice di aver firmato questa esclusiva con Verissimo e non può partecipare in nessun'altra trasmissione. Neanche Marco, può andare da, da nessuna parte, non può mostrarsi così. da nessuna parte. Come? Con Verissimo così con Verissimo così esattamente. <ride> e, e quindi non si possono mostrare. Il fatto sa che, comunque poi lei si connette in, in videochiamata, Mark Caltagirone manda una lettera. Super inviperita, super piena rasa, che eh, Barbara Durso legge, o comunque che viene letta attraverso quelle voci super cringe, quei filmati super cringe che facevano vedere durante le trasmissioni della Durso, appunto. Pamela Prati appare in videochiamata eh, dicendo che in Italia al comune di Roma risulta nubile perché le promesse e il rito civile l'hanno fatta all'estero. Non l'hanno fatta in Italia. Cioè loro si sono okay. già sposati ma all'estero, non in Italia. Per quello in che lei è in Italia. Per quello è sa. durato tanto. <ride> Forse in America, non lo so. Comunque anche i due bambini stanno all'estero. Da sempre in affido. Non stanno in Italia, stanno all'estero. Okay. E okay. Ecco. È una cosa che ci tiene a dire, quindi prendete la per buona. E quindi, ecco, in Italia risulta ancora così: però, perché loro hanno fatto rito civile all'estero ed è quello. E piange e, appunto, ringrazia sempre Marco Caltagirone di esistere. Grazie di esistere. Esattamente. La Durso è incazzata come una biscia: <ride> Perché? <ride> Perché giustamente ehm, ha addirittura ricevuto sul suo cellulare, dal numero cellulare di Mark Cartagirone, un video di un bambino di nome Sebastian, quindi il presunto figlio in affido, che le fa degli auguri video per la conduzione della nuova edizione del Grande Fratello. Che è una cosa che un bambino spontaneamente fa a dieci anni: <ride> Chiaro, gli auguri Chiaro. per la conduzione, ovvio, ehm. E quindi oh, boh. lei dice: Io spero che sia tutto vero, perché se non è tutto vero, vi faccio, vi faccio tremare i polsi. Ok? Ecco. Intanto ringrazio eh, Al della, della Super Chat. Nel dubbio non esiste nessuno per me. Ma sì, ma guarda, ma. Nessuno <ride> ma, esiste. Ma ti dirò, ti dirò. Potresti pure aver ragione, in realtà. Allora. Però esiste un numero di cellulare di Marca Caltagirone, che, perché ha inviato quel video sul cellulare della DURSO. Quindi un giornalista di fanpage ha questo numero e prova a contattare Marca Caltagirone. Non gli risponde mai nessuno. Se non attraverso Whatsapp, Marca Caltagirone che gli dice: Senta, la contatterò dei miei avvocati. Così random. Così io. <ride> reato rispondo... di telefonaggio <ride> esatto. Vaga, guarda, ti dirò ogni tanto. Bravissimo spazio... reato di telefonaggio. <ride> Dirò. Ehm, deve rispettare la mia privacy, deve rispettare la privacy dei bambini. È la mia priorità. Basta, non mi scassi più la minchia. La contatteranno i miei avvocati. Okay. Viene contattato per telefono dall'avvocata di Pamela Prati, il giornalista di fanpage, ehm, che dice che Marco Girone esiste e deve smettere di insistere. Poi, però, il giornalista contatta di nuovo l'avvocata di Pamela Prati, quella che gli ha telefonato. Per chiederle delle informazioni, delle spiegazioni, lei risponde al telefono e dice: Oh, ma io non ti ho mai contattato, giornalista di fanpage. Con chi hai parlato? Chi sei cosa vuoi esatto? <ride> Loro tipo si conoscevano già per un, un caso, insomma, si erano già sentiti precedentemente per questioni di lavoro. E lei dice: No, Ciccio, guarda che io non ti ho mai chiamato. Ma no, ma mi hai telefonato l'altro giorno? No, ma guarda che io non ti ho mai chiamato, non ero io. Cioè, quindi c'è qualcuno che okay. si è finto me. Si è finta l'avvocata. Ok. Allora. Uh, il, il giornalista di gente che non esiste <ride> c'è solo gente che non esiste. Mancava allora... che resuscitassero i morti. Poi per il resto <ride> hanno fatto un po' tutto. Ma guarda, ti dirò quasi quasi, cioè, in pratica, cosa fa il giornalista di fanpage? Chiama e indaga sul numero che l'ha contattato e che si è finta cioè, la cui voce femminile si è finta l'avvocata di Pamela Prati, ma non era lei e il numero è lo stesso numero di donna Pamela, ovvero Pamela Perricciolo, una delle due agenti di Pamela Prati cioè pure ma metti cazzo cancelletto trisato. 31 cancelletto, cioè <ride> la base. Non hai mai fatto scherzi telefonici, cioè vabbè. Madonna. Da un altro numero, da, da qualunque altra cosa, no, proprio dal da suo. Da una, una cabina telefonica, cioè vabbè. Cioè, ti vai a prestare il cellulare da qualcun altro, cioè non lo so, no, proprio dal suo. Ed è donna Pamela, esattamente, è proprio donna tan, Pamela. Nel Fra frattempo eh, esce la notizia da Cristiano Malgioglio. Che, che interviene rice... perché è necessario anche il suo intervento. Ma in realtà, poveraccio, non è colpa sua che si infila nella questione e che ha ricevuto la partecipazione al matrimonio. Solo e quindi. <ride> sarà presente solo lui. In pratica cioè, lui ha ricevuto questa partecipazione. Giustamente pensa bene di andarla a dire in tv perché è una giusta, una giusta situazione. In cui incicciarsi, uh, infilarsi, incicciarsi è diventato inficiarsi E vabbè, e, uh, Mangioglio si inficia. Ma in non avresti fatto anche te così: io ho avuto la partecipazione. Sì, ma non esiste, non importa, io ho la partecipazione. La partecipazione esiste però. Eh. La, e poi, se non esiste, meglio almeno io posso dire di esserci andato, non fare il regalo però, e risparmiarmi di andare al matrimonio. Però dico che ci sono andato. Eh. Perfetto. Guarda, Alessia, tu vai oltre e dice: Mi sono innamorato ma di tuo marito. <ride> e no, non c'è Marco Altagirone. Quindi... <ride> Difficile. <ride> Difficile. Comunque, in pratica, eh, dice: Ah, la data del matrimonio è l'8 maggio 2019 perché c'è la partecipazione e quindi si sa la data del matrimonio grandioso quello in chiesa, quello in cui ci saranno invitati un sacco di vips eccetera tra Pamela Prati e Marco Caltagirone quello che appunto eh, verrà trasmesso da Verissimo quindi l'8 maggio 2019 8 maggio 2019, ripetiamolo assieme Bifrost 8, 8 maggio, maggio 2019, 2019. Ma un parto, un parto! Scusate, <ride> mi è scappato. Allora, in pratica, visto che si continua a dubitare dell'esistenza dell di Marca Caltagirone, perché intanto si fanno altre indagini, giornali, vanno più in profondità di tutta questa tana del Bianconiglio, come hai detto giustamente tu prima. Ehm, una settimana prima del matrimonio, Marca Caltagirone acconsente e viene intervistato da Barbara D'Urso telefonicamente. <ride> e gli esperti, perché vengono contattati degli esperti per analizzare tutte le robe relative a Pamela Prati e Marche Caltagirone, gli esperti dicono che abbia messo qualcosa tra la bocca e il, il telefono, tipo un fazzoletto, in modo da camuffare la voce, ma tanto noi non conosciamo la voce di Mark Caltagirone, non ne conosciamo neppure l'aspetto, perciò potevano farmi sentire qualunque voce, per me andava bene perché l'hanno camuffata, non si sa. E gli esperti, in questo caso sono dei veri esperti, ma potevano anche essere l'amica Gossipara di quartiere che avete tutti, perché è una cosa che non si fa fatica a capire è come se qualcuno mette qualcosa tra sé e il telefono, cioè gli dici <ride> lo tieni più vicino, <ride> quindi anche <ride> la nonna <ride> può sapere cioè ecco, ecco quindi non si capisce niente Barbara Duse ci servono gli esperti <ride> perché dirgli leva quella mano ah scusa <ride> ecco eh, perché leva la, la mano la ciao <ride> <ride> esattamente oh, ora, ora va meglio <ride> poi la Prati viene anche invitata da Giletti insomma va ovunque la Prati e cerca di convincere il pubblico che Marche Caltagirone esiste fa sentire in tv un audio che lui le ha mandato su Whatsapp tipo no? e anche lì la voce però è un audio tutto che può essere anche hai presente la, la rana che andava tanti anni fa con gli MMS che faceva ma ma ma, ma, ma" e quella era, era quella cosa lì Esattamente, esattamente, E quindi eh, è, un, è un po' strano. Vabbè, lei fa sentire questo audio, non fa vedere una foto, non fa vedere un video, ma fa sentire un audio. Ecco. E tra l'altro abbiamo questa enorme concessione, questo regalo di matrimonio. Infatti, la sera prima del matrimonio, che il matrimonio è previsto per... per che giorno? 8 maggio. Del 2019, esattamente. Me lo ricordo, incredibile. Mi sono stupita io stessa, voglio dedicare questo ricordo a me. Vabbè, un'ottima dedica, un'ottima dedica, indubbiamente. Quindi la sera del 7 maggio 2019 fa a noi pubblico adorante e, e, e aspettante un regalo, ovvero mostra in una story su Instagram quest'uomo che guida ma ripreso da dietro e quindi vediamo il braccio, una spalla e un pezzo diviso così da dietro di Mark Cartagirone mentre sta guidando la macchina. E fu così che si scoprì che Mark Cartagirone era un po' come i genitori di Mucca e Pollo. Aveva solo dei pezzi. <ride> <ride> non era completo. <ride> che, citazione dotta. Citazione dotta. Allora, arriviamo quindi al giorno dopo, l'8 maggio 2019. Un parto, un parto! <ride> Ma... Donna Pamela Perricciolo, ovvero l'altra Pamela, gente. l'altra Pamela, esattamente. Pamela B. Pamela Pamela B. Annuncia che il matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è stato rimandato a data da destinarsi, perché Pamela Prati sta male. Ok. Sta male. E che cos'ha? Ma <ride> il gioio era Stai già gotto. in chiesa. <ride> Che cosa è? Eh, è talmente stressata dal fatto che la gente non crede dell'esistenza di Marc Caltagirone è stressatissima che non si alza da letto e non mangia. Eh. Però io dico scusa, eh. visto che sta malissimo perché la gente dubita dell'esistenza di Marc Caltagirone, perché fa saltare il matrimonio, ovvero l'unico momento in cui Marc Caltagirone si doveva vedere per forza? non faceva prima sposarsi a dimostrare col matrimonio che Marche Caltagirone esiste sì ma poi eh, lei sta male perché? perché è in ansia e, cioè non si alza da letto e non mangia fatela alzare da letto e fatela mangiare mi sembra cioè, tipo una soluzione piuttosto semplice <ride> evidentemente due più 2 cioè, non fa se, non se fa ti devi quattro. sposare ti alzi da letto e c'è un banchetto quindi guarda tutti i tuoi problemi risolti Oh. No, ma lei era devastata perché il pubblico e chiunque altro non crede all'esistenza di Mark Caltagirone, allora fa saltare le nozze. Eh, così la prossima volta imparate. Esatto, bravissima, così imparate e la prossima volta credete nel mio nuovo fake eh. ma futuro marito, no? Ti pare? Ecco. Io non mi sposo più adesso per colpa. Così voi volevate il matrimonio, e ora non mi sposo. Ah! <ride> mi sembra <ride> una roba del genere in realtà. E tu dici, no, ma veramente. <ride> Cazzi, che cazzo tu hai, cioè, vedi tu? Beh. Ma lei sta così male e eh, così denutrita de e stressata che la sera del giorno delle nozze, ovvero l'8 maggio 2019... Brava, 2019, bravissima! Adesso di tanto te lo chiedo! Eh. No, 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 perché mi, dopo mi programmi e nei prossimi giorni mi dicono quella cosa io l'8 maggio no non c'entra niente non parlo più non mi programmavo ecco in pratica oh. la paparazzano fuori casa con un uomo con un berretto rosso ma lei è non in è babbo piedi. natale e non è babbo natale ma lei non Perché è sdraiata <ride> ma lui ha più di ma che calta ma lei non è sdraiata e affamata fuori casa no è in piedi è in piedi quindi la paparazzano è in piedi e quindi ma non è vero me... che lo esce di casa cioè ecco eh. Eh. quindi in pratica viene paparazzata tutti contattano il paparazzo, ma in realtà eh non è stato il paparazzo a scattare la foto. Sono state consegnate al paparazzo in questione, che poi l'ha venduta ai giornali, da Donna Pamela. Pamela Perricciolo, ovvero la gente di Pamela Prati, che era scattata lei. E lei dice al paparazzo: Oh, queste foto che ho scattato io. Guarda, che quello lì col berretto rosso è Mark Caltagirone. Quindi c'è una prova dell'esistenza di Mark Caltagirone. Fatto sta che, però non si viene mai in faccia. Poteva essere anche Alfonso Signorini con un berretto, per dire. Ecco. O un <ride> No, perché è più alto. Solo per quello. <ride> <ride> Al, ah, grazie mille della super chat. Vi immaginate eh, avessero fatto queste cose oggi che esiste l'intelligenza artificiale? Io me li vedo i video trash di loro insieme, le loro foto, stile Royal Family senza un dito. <ride> o con i sorrisi fake di Kate e famiglia. Bellissimo! Guarda, si è... Tuttavia si è deciso di ricorrere a un'illustratrice per fare un quadro che li ritraesse assieme. Quindi dell'arte c'è, dell'arte. Art, a -arte. Ah, da che mondo è mondo le relazioni tossiche e le infanzie, le, anzi, le adolescenze tossiche, hanno sempre fatto credere che c'erano persone che non ne c'erano. I catfish sono sempre serviti e utilizzati, per cui non ci serviva la I. Siamo sempre stati tossici dentro, abbiamo sempre <ride> trovato il modo comunque. Da soli proprio ce la facciamo, e c'è qualcuno che comincia a sostenere che Pamela Prati sia stata plagiata dalle sue agenti, ovvero quella Eliana e Donna Pamela, eh, che la convincano che ci sia davvero questa storia d'amore, per pretendere poi parte dei compensi delle ospitate che fa in tv perché tra l'altro si parla di ospitate eh, di compensi da 3.000 euro anche 10.000, anche 50.000 euro chiesti, poi non si sa se sono stati dati oppure no, e tra l'altro Pamela Prati continua a dire che lei non ha ricevuto un soldo per tutte queste intervistate e comparsate in tv quindi è male, Pamela Prati che mente? Quando però gli avvocati recentemente di Pamela Prati se non sbaglio, hanno detto che lei compensi ne ha presi ma solo per la prima parte delle apparizioni, e mi sembra che sia stato durante la questione del Grande Fratello, eh, abbiano rilasciato questa nota per cui lei effettivamente avrebbe preso inizialmente i cachet, ma nella seconda parte, quando insomma c'erano dei dubbi, non li avesse presi più. Questa era. S lei, tuttavia, dice che non li ha mai presi neanche all'inizio. Sì, sì, all perché... sì. lei, lei dice all'inizio non lo ammette, sì, 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 sì. Mai e quindi uno dice: Ma è lei che mente? oppure sono le agenti che l'hanno ciucciato tutti i soldi e quindi se li sono presi tutti loro e a lei non le hanno dato niente boh potrebbe essere um, il giorno dopo del, del matrimonio questa Eliana una delle due agenti fa una foto o meglio una story su proprio Instagram in cui dice eh sì perché qua siamo tutti stati plagiati eh bla 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 e la Prati fa sì sono stata plagiata ah, 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 e non mi sembra stare tanto male ecco e, e se stava così bene avrebbe anche potuto sposarsi oltre a prendere per il culo le persone che dicono che lei è stata plagiata parlandone con una di quelle che viene accusata di plagiarla. No, vabbè, ok. E giustamente la Bifrost si sta chiedendo. Ma l'esclusiva verissimo del matrimonio? Questa in realtà la Cosmo perché la Cosmo sa che c'erano un sacco di soldi in ballo <ride> l'esclusiva verissimo. C'era un contratto firmato. Sì, quindi eh, queste esclusive tendono a costare. Esattamente. <ride> L'11 maggio 2019, Pamela Prati viene invitata da Silvia Toffanin a Verissimo. Ed è tipo bellissima intervista. Bellissima. Allora, recuperatevela l'intervista. Dovete riguarda... guardarla questa. Dovete guardarla finita la live, non adesso, ovviamente, grazie. E, ricordate, puntata di Verissimo 11 maggio 2019. Silvia sì, Tofanin le chiede: ma perché il matrimonio è saltato? E ehm, La pratica ha tre motivazioni. La prima, un po' ridanciana che non c'era abbastanza gioia nell'aria. Vabbè, e... buona primavera. <ride> Adesso ci arriviamo, poi buona primavera. E, mm. Perché è una cosa molto importante, ovviamente. E però Silvia Tofanin fa una faccia e poi me la pratica... Ok, forse devo dire qualcos'altro. Seconda scusa, il proprietario della location in cui dovevano festeggiare il matrimonio ha annullato l'evento per lo scandalo Mark Caltagirone, ovvero perché la certo. gente dice che non esiste. All'ultimo, poi. Fantastico. All'ultimo, cioè proprio il giorno stesso lo annulla. Cioè, non ha minimamente senso questa cosa perché, eh, ma che cazzo se ne frega? Se io ho la location e ospito matrimoni e voi mi pagate che non ci sia lo sposo che ci sia o non ci sia che esista o non esista a me non me ne frega una minchia perché prendo i soldi no perché dovrei disdire all'ultimo boh. no ma poi all'ultimo cioè mal che vada se se per lo scandalo pensi a qualcosa lo fai prima cioè all'ultimo tattacchi cioè ormai è andata è assurdo ma poi aveva già preso i soldi in teoria quindi e poi la terza motivazione è che ci sono dei rapporti tesi Ultimamente tra Pemela Prati e Marchi Caltagirone e la Toffanin le suggerisce, però, in buona fede che magari è perché lui non vuole farsi vedere, e invece tutta questa relazione sta portando su di lui delle attenzioni indesiderate. E la, la pratica dice: Sì, 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 è proprio per quello, proprio Grazie, per quello. volevo proprio <ride> dire questo <ride> esattamente. Ma ad un certo punto, la Toffanin sbotta. Ba, robe mai viste e che non vedrete mai più e che non, ave non avevate mai visto prima cioè Silvia Tofanin che sbotta sul comportamento scorretto di Pamela Prati che non ha detto la data della, del, del matrimonio fino all'ultimo non ha detto la location non ha mandato l'invito alla partecipazione a quelli di Verissimo che dovevano andare a filmare tutto quanto, che non sapevano dove, quando come andare, non sapevano niente lei, Pamela Prati, ha firmato il contratto con Verissimo per appunto le riprese del matrimonio. Ma lui, Marco Caltagirone, non ha mai firmato niente. Niente. Eppure anche lui doveva firmarlo, no? E Ma tra l'altro. Esattamente. E tra l'altro, quando la redazione di Verissimo ha chiesto i documenti alle agenti di Pamela Prati e Marco oh. Cartagirone, ovvero Donna Pamela e Eliana, loro hanno detto che, boh, non vivano, cioè, Marco Cartagirone non deve dare i documenti a quelli di Verissimo perché è un uomo ricco, quindi non... <ride> Tutti sanno chi è in automatico quando entra in una stanza. Oh, a parte Caltagirone è un uomo ricco. Cioè, <ride> no, in pratica, non, non servono i documenti, perché lui è un uomo ricco, e quindi non serve verificare la sua identità. No, Lo dicono fa, gli agenti. fa fede le chiavi della sua Bugatti, le appoggia lì e dicono: Ah, lei lei, perfetto! E anche quella della sua Bucani mi verrebbe da dire in questo caso. <ride> E poi tra l'altro le due agenti, ovvero Donna Pamela e Eliana, chiedono ehm, a quelli di Verissimo se è possibile nelle riprese del matrimonio mostrare Marco Caltagirone solo di spalle. <ride> Mai da davanti. E, e, e a, hanno, hanno consigliato sempre dalla televisione di utilizzare un cappello. <ride> Anche se, <ride> per coprire il bacio esattamente, che può essere sostituito con un pallino nero in post-produzione. Però no, sarebbe stato un bacio etero, quindi non si copre quello. Quello si fa vedere: se <ride> fosse stato un bacio gay, quello si sì, va coperto assolutamente. Scherzi: ah. allora, in pratica, tra l'altro. Silvia Toffanin dice che non è vero che Verissimo ha messo dei veti a Pamela Prati e Marca Caltagirone di comparire nelle altre trasmissioni. No, ci mancherebbe andare... altro. Cioè... Esattamente. E poi, tra l'altro, Marca Caltagirone non aveva neppure il contratto con Verissimo, non aveva firmato niente, quindi poteva andare ovunque, no? Perché nell'intervista telefonica a Barbara D'Urso, Marca Caltagirone aveva detto, eh, perché io non mi posso mostrare, perché c'è l'esclusiva con Verissimo e non ci possiamo mostrare nessuno dei due. Fintissimo. Fintissimo. Esclusiva a aver Verissimo d'ora in poi non potrete più respirare in pubblico esattamente, <ride> <Okay>. <ride> aiuto! E la Toffanin dice che per lei Marca Caltagirone non esiste, e chiede a Pamela Prate di farle vedere una foto di Marca Caltagirone sul cellulare qualcosa, sì, sul cellulare, ma solo a lei, non al pubblico, alle telecamere. Lo fai la fai vedere a me, noi non l'inquadriamo la fai vedere a me. Esattamente, esattamente. E la Prati dice no, che non può decidere sull'utilizzo delle immagini altrui, no? E difende il diritto alla privacy di Marca Caltagirone. Allora la Toffanina chiede, o meglio ordina, che Pamela Prati vada nel camerino a prendere il telefonino per chiamare almeno Marca Caltagirone, per poter parlare con Marca Caltagirone, no? E la Prati si sì, esce dallo studio di Verissimo. Per andare in camerino? No, per uscire proprio, se ne va. Mentre c'è la diretta proprio Cioè mentre loro sono in diretta Questa prende va Questa va Infatti c'è proprio la Toffanin che dice Ma è andata via? No dai Eliana è una figura di merda va a riprendere Perché fa una figura bruttissima Cioè la vedi anche abbastanza calma Ma senti che in realtà vorrebbe ruttare il cosmo <ride> O la cosmo anche <ride> Se ne va scappa Esattamente scappa E poi però 30 minuti dopo torna torna con il cellulare in mano ok e lei dice che in questi 30 minuti ha telefonato a Mark per chiedere se poteva mostrare una sua foto alla Tofanin e gliela mostra effettivamente però si mettono tipo sopra il cellulare così e nessuno vede il cazzo tipo degli orangolo, no? è arrivata così c'è gli orango che si spulciano esatto così quindi questa, ricordatevi, è la puntata di Verissimo dell'11 maggio 2019. Mi raccomando. Questo è Mark. Qu questo. Questo. Esatto. Questa è roba del genere. Visto? No. Questo, <ride> Ora, <guarda>. visto? <ride> Oh, questo. 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 Questo, esattamente. Vabbè. Nel frattempo... Mentre per 30 minuti Pamela Prati è stata fuori dagli studi di Verissimo, indecisa se scappare oppure no, c'era Eliana, una delle due sue agenti, seduta nel pubblico e la Tofanin parla con lei. E, e la stessa Eliana, l'agente, dice, boh, io non capisco come mai Mac Cartagirone non si mostri in pubblico. Cioè, eh, non, non capisco, cioè lei lo conosce, giu e, conosce e, e giura di conoscerlo sul proprio padre morto. E si scopre tuttavia che lei giura che quello col cappellino rosso paparazzato era Marca Caltagirone, ma in realtà era un attore che era stato pagato per fare eh, interpretare la parte di Marca Caltagirone in quelle foto da apparezzare, perché Marca Caltagirone esiste, ma era indisposto e non poteva farsi paparazzare ah. fuori casa. Vabbè. Quindi invece allora... di paparazzarle in casa, che non si può, hanno detto eh no. "Prendiamo <ride> Esatto. Prendiamo qualcuno al suo posto, ok. Va bene. Poi, però, scatta il dramma perché le agenti di Pamela Prati sembra che siano state, o meglio, Donna Pamela sia stata minacciata di essere sfregiata con l'acido per due volte. Tanto che nelle storie su Instagram si vede pure questa bottiglietta piena di acido, o meglio, acido e sapone. Perché, giustamente, se vuoi sfregiare con l'acido qualcuno, ci metti dentro il sapone perché così almeno cioè, no, dà un po' più un'idea. Ah, no, scivola cura. meglio. Esattamente, precisamente. <ride> E quindi. Ci fai anche le bolle, ti dici puoi pregiare qualcuno o farci le bolle. E vedi. Insomma, com'è un po' la giornata, come te la senti, per ogni Undi... mood va bene. Ma sei bravissima, se sei in stato criminale vendicativo, lo usi in un modo, se invece sei gioioso e giocoso, lo usi in un altro. Cioè, mi viene da dire che è un'occasione per tutta la famiglia. Esatto. esatto, esattamente. Aiuto. E, e quindi si comincia a pensare, ma sarà per le minacce costanti. Che si è annullato il matrimonio, magari eh, anche Mela Prati sembra che abbia ricevuto delle minacce. Non ci arrivate vivi alla data del matrimonio. Magari temevano per la propria vita. Potrebbe essere? Non lo so. Allora, diciamo che eh, qui eh, io mi ricordo che all'epoca si era molto scettici, però viene da dire che quando si tirano in ballo queste cose, acidi eccetera, sempre meglio credere perché se è un deficiente che sta dicendo una cagata vabbè si scoprirà ma se è una vittima per quanto yeah. difficile o impossibile possa sembrare la situazione è sempre meglio credere a un lestofante piuttosto che non ascoltare una persona innocente esatto Quindi... nel dubbio si crede e poi si fanno le indagini del caso però esatto. nel dubbio è meglio, è meglio credere perché purtroppo purtroppo sono veri normalmente i, questi casi qui non come donna Pamela che se li inventa no normalmente purtroppo sono veri però nel frattempo su Oggi, 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 chi, chi, Oggi, eh, Oggi... Lo sapevo che l'avessi detto! Un parto, un parto! Perfetto. Quando Oggi, chi, 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 Oggi, Oggi, scusa, eh, esce... Prova ictus, prova ictus numero due. <ride> esce... <È> un'esercitazione. <ride> sì, sì, è un'esercitazione. Esce pubblicata sul giornale la foto che Pamela Prati... Ha fatto vedere a Silvia Tofanin, a Verissimo, e si scopre è... che era Pikachu. <ride> no, purtroppo <portanto ride> no. Ed è questa foto qui. Adesso ve la faccio vedere. La foto, <ride> scusa ma Giulia, voglio dire, se non c'era bisogno di specificarlo, se non lo dicevi non ci avrebbe pensato nessuno. E io volevo oh. che ci pensassero invece. E, e, questo... e in questa foto vedete un affascinante giovane uomo e eh, un uomo con gli occhiali. <ride> È quello blurrato ovviamente, Marco Taggirone, perché ci tiene l'anonimato. È una bambina in realtà, che nella foto... Beh, e, Vabbè, e nella foto però... è, ecco, è, non è blerrata però per giusti motivi è una bimba quindi si, si, uh. si blerra però considerando allora... la, il voler la privacy è evidente che Toffanina ha fatto scambiare la bambina per Caltagirone <ride> può essere, me. tuttavia questo dovrebbe essere marca Caltagirone e quella dietro dovrebbe essere la figlia Rebecca, quella che fa la ballerina proprio come la Prati oh wow, meraviglia, no? la figlia affidataria eccetera eccetera Ah no, quello era il Cosmo verso, ok. <ride> esatto, è un'altra cosa quella. Però Allora, un attimo che ho perso il punto. In pratica questo non è Marco Caltagirone. È un, <ride> ma... Marco, è un Marco. sì, ma che si chiama tipo Marco Di Carlo, una roba così. Quella è la figlia sua, Vera, non adottiva, biologica ed è un autore televisivo che ha lavorato con la Pratt tipo negli anni 90. Ok, ma la bambina è attualmente così, o era una foto vecchia proprio? Intendi Blair. No! beh, adesso, scusa, devo troppo dirlo. <ride> beh, è una skill utile. A un certo punto della faccia diventa quadrati. Eh, sai quando esci ma non vuoi incontrare nessuno? Ecco, può essere utile. <ride> Eh, no, cioè, volevo capire se la foto era vecchia o meno, ma anche perché un altro modo per, per sgamare questa cosa sarebbe stato: Sì, ma lei qui ha tipo palesemente 5 anni. Non so, ragazzi, non, non vedo bene la foto, in questo momento un po' vedo potrebbe un po avere 6 anni. Secondo me, okay. potrebbe avere 6 anni: tipo l'età della presunta bambina di Marca Caltagirone. Eh, insomma, in affido. Questa però e se è adesso la... ne ha 17, eh, sai, capisci? Che... <ride> No, come Metta ci potrebbe pure stare. E lui potrebbe essere Marco Caltagirone perché, boh, hanno detto che aveva più di 50 anni, una roba così, potrebbe pure starci. Peccato che questo dica, oh, sono io, sono un autore televisivo, mi chiamo Marco, sì, ma c'è un altro cognome, quella lì è mia figlia, vera, vera, non la figlia fake di Pamela Prati. Assolutamente io non centro niente con Marco Caltagirone. In pratica hanno rubato la sua foto. <ride> Catfish in piena regola. Per farlo passare... Come Marchi Cantagirone. Lui va anche in televisione a dire: No, io sono, cioè, non c'entro una minchia. Cioè, mi sono conosciuto con Pamela Prati un sacco di anni fa per questioni lavorative, però zero, cioè non abbiamo nessun rapporto noi. Però questa è la foto che eh, Pamela Prati ha fatto vedere a Silvia Tofanin, a Verissimo, dicendo che quella appunto era Marco Cantagirone e quella dietro era Rebecca, la figlia affidataria di entrambi. Ma non è finita qui la situazione, perché non ci sono quindi. Pubblici foto, ritratti, roba, niente di Pamela Prati e Mark Caltagirone assieme perché noi non abbiamo mai visto davvero. Mark Caltagirone neanche lui si è mai visto e non, e non <ride> abbiamo mai visto nella stessa stanza. Lui è Batman, quindi traete <ride> le vostre conclusioni <ride> <ride> esattamente. Bravissima, bravissima. Ehm, in pratica c'è un'illustratrice. Che è stata contattata. Si fa avanti. Insomma, questa illustratrice che è stata contattata dalla gente di Pamela Prati, ovvero Donna Pamela. Che le chiede un quadro, un ritratto in cui ci sono Pamela Prati e Marca Caltagirone assieme perché vuole farlo come ehm, regalo di compleanno a Pamela Prati, eccetera, bla bla. E quindi le serve questo ritratto. E manda una foto di Pamela Prati e varie foto di un uomo. Che lei dice: Oh, guarda che questo è Marca Caltagirone e la manda, lo manda un ritrattista la privacy. Però aspetta, un ritrattista qualsiasi mandiamo, perfetto. Eh, no, la Toffanin non ci crede, non ci crede, eh continua a dire Io non ci credo. E Pamela Prati, è distrutta, perché Tofanin, la Tofanin non le crede. E dice, ah, no, io non ci credo. Cioè, grazie di avermi fatto vedere tutto così. Però no. per me no, e, allora, in pratica. Um, donna Pamela, la gente di Pamela Prati chiede che tuttavia in queste illustrazioni i volti siano un po' sfumati. Che si sì, invece ci sia un po' <ride> oh, oh, di nebbia. Esatto. <ride> che piano <ride> ritrai in valpadana <ride> <Daio. ride> così tipo così un po qualche, qualche zanzarina un po' sugli occhi in giro così non <ride> si vede meno guarda anche un po' di inquinamento una roba così ecco che faccio atmosfera e tuttavia le foto che manda sono separate, non è che l'uomo e Pamela Prati st stanno assieme, sono foto separate. Di Pamela Prati manda una foto sola e di Mark, caltagirone, dice, donna Pamela, la gente di Pamela Prati ne manda tipo due o tre e dice che quelle lì sono le loro foto preferite, quindi di ispirarsi a quelle perché piace la posa, insomma di metterle assieme, vedendo quelle, quelle pose e scrive all'illustratrice, donna Pamela, la gente di Pamela Prati, calcola che lui è caltagirone. Il più grosso imprenditore italiano. Se gli piace come lavori, hai svoltato. beh Ma facile che un ricco prenda uno random trovato su, non so, sui social, per quanto possa essere bravissimo questa illustratrice, al di là di tutto, cioè una persona ricca normalmente non è che dice aspetta, ok, va bene, prendiamo questo qua da Instagram. Cioè, in linea di massima, <ride> avrà, avrà no, varie possibilità. Soprattutto una persona che sta cercando di tenersi l'anonimato. Ma poi scusa, il più grande imprenditore italiano? Uno, non c'ha l'impresa edile in USA. E due, il più grande imprenditore italiano non lo conosceremmo? Cacchio, almeno un profilo LinkedIn, una roba così, qualcosa, con scritto proprio sotto il più grande imprenditore italiano. <ride> <ride> cioè. No, cioè, È come Vabbè. dire, faccio parte del, del protezione testimoni, però aspetta, mi faccio un profilo Instagram dove condivido, non so, la mia giornata. Beh, eh, no, direi di no. Sara tra un'ora <ride> arrivo in yogurteria. <ride> mi trovate in via Tal Itali? Eh, no. Tornerò no. a casa in via Tal Tali alle 19. <ride> Aspettatevi, ciao. Ecco. Da notare che poi l'illustratrice manda via Whatsapp una bozza dell'illustrazione e da quel momento lì non la sente più Donna Pamela, la gente di Pamela Prati. E soprattutto neanche per quanto riguarda il compenso, la sente più. Vabbè, questa è, è giusto perché non c'è la I, non c'era l'intelligenza artificiale, ma c'erano le illustratrici da, da sfruttare e da <ride> presuntamente raggirare. Ecco, mi verrebbe da dire. Per poi farle svoltare, c'è cioè proprio di direzione dice, se, se a lui piace, <ride> puoi svoltare anche a destra, oltre che a sinistra. Tra <ride> l'altro, le foto che Donna Pamela, l'agente di Pamela Prati, manda all'illustratrice sono di un avvocato di Cagliari. Niente, non ce la si fa, <ride> che non c'entra niente con la questione, ovviamente, un bell'uomo ma di un avvocato di Cagliari che non c'entra un cazzo e che non si chiama Marche Caltagirone o neanche Marco Caltagirone, come, si, come dicono quei barbari degli italiani. Ma Però è un fortunello perché adesso ha un bellissimo ritratto insieme a Pamela Prati. Eh, esattamente, <ride> esattamente. Eh, ci sono delle cause di mezzo, quindi sinceramente certo. sarebbe meglio non mettersi... Eh, infatti io non dico nomi se proprio non è necessario, onde evitare, conde evitare. Allora... Che cosa succede? C'è qualcuno che si sente preso per il culo, oltre a Silvia Toffanin, e stiamo parlando di Barbara D'Urso. E Barbara D'Urso non perdona, ed è per quello che noi le vogliamo bene. Lei <ride> è come John Wick, però peggio. Esatto. Non le, non le serviva che la le ammazzassero i cane! Esatto, esattamente, esattamente. E quindi chiaramente la invita. Chiaramente. Vabbè, la Prati va perché considerate che lì è nato tutto dalla Durso con i regali, i disegni dei bambini, la chiave di casa in cui avrebbero convissuto, eccetera eccetera. Non permette che la Durso le ponga neppure una domanda, si incazza e dice "Ah, eh, io sono qua per" e se ne va. Di nuovo. Eh, però c'è andata comunque. Eh beh, vabbè, ma tipo io ho il gettone presente, lo prenderei comunque. Sono qua, prendo poi... il caffè e l'acqua gratis e me ne vado. Poi però torna, poi però torna. Ma nel momento in cui la DURSO fa entrare anche la, una delle due agenti, ovvero Eliana, Pamela Prati se ne va di nuovo. Giustamente, ci sono dei corridoi perché non parli <ride> in entrambi i sensi. Esattamente, Anzi, e anche più volte mi viene da dire: E resta Eliana, l'agente di Pamela Prati in studio, che dice che boh, lei Caltagirone l'ha visto, ma se quello che ha visto non fosse Marca Caltagirone. Una persona qualsiasi potrebbe essere, sì. Cioè, esattamente, cioè, io prendo un, uh, un orsacchiotto ti dico, uh, questo è Azkaban. E tu dici, ah ok, allora Giulia è fidanzata con un orsacchiotto. E poi però magari pensi, ma se quello non fosse davvero fidanzato di Giulia, ma fosse un orsacchiotto di peluche". Eh, eh, è questo il problema di non avere le persone in persona e non averne i loro documenti solitamente è per questo che esistono i documenti <ride> perché queste cose non accadono ma non vale per i ricchi e quindi non vale per, per i ricchi per quello quindi, no, non le vale chiavi bugatti. esattamente, chiavi bugatti oh Brice, grazie mille della super, super chat non io che ogni prima del mese aspetto che la puntata di indagini di Stefano <ride> Nazzi sia su Pratibull <ride> Beh ci siamo noi, ci siamo, non è il primo del mese, il tre del mese e quindi ci, ci siamo, grazie mille della super super chat, grazie mille. E tutto ciò si infittisce, perché se la stessa yeah. agente dice io ho visto Mark Caltagirone, ma magari quello non era Mark Caltagirone... <ride> Casino, casino fotonico. Quindi non l'hai visto, in sostanza. D'altronde se non presenta il documento come cazzo fai a sapere se Marco il girone. No? Ma io ho visto ecco. un uomo che girava. Eh, ok, e quindi? <ride> e allora? In pratica, cominciano ad esserci un sacco di personaggi noti che accusano... Donna Pamela e Eliana, ovvero le due agenti che hanno l'agenzia che rappresenta Pamela Prati, hanno il ristorante, eccetera, eccetera, di averli coinvolti in relazioni virtuali che puntualmente si rivelavano sempre fake, false. Tra questi personaggi famosi ci sono Manuela Arcuri, Alfonso Signorini e altri. In pratica. Venivano, ehm, eh, insomma, si conoscevano con questa Eliana e questa Donna Pamela in un modo o nell'altro. Queste poi dicevano, soprattutto Donna Pamela: Guarda, ho conosciuto un uomo che fa proprio al caso tuo. Cioè, tipo, secondo me potrebbe essere il tuo uomo dei sogni. Si chiama XY Coppi. Sempre coppi di cognome, sempre, sempre. Che fosse, eh, tipo, Danny, che fosse Staminchia, che fosse Sebastian, Simone, 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 eccetera, così. Sempre, sempre coppi. E tra l'altro, tutti questi. N cugini coppi, erano tutti imparentati uh -huh. col marito di Eliana, una delle due agenti, tal Simone Coppi, con cui lei era sposata da dieci anni. Una decina di anni. Poi c'erano anche tipo i figli dei coppi, erano i coppini. <ride> Guarda, mi sono io. Era un po' che la stavo pensando, ho a tenerla, ma non ce l'ho fatto <ride> Quindi... Tutti questi poi alla fine scoprivano che sia Signorini che L'Arcuri e tanti altri che in realtà erano persone, non erano persone vere, c'era qualcuno su Facebook che li contattava, con cui chattavano e magari si invaghivano pure di loro, tipo Manuel Arcuri l'ha sentito per un mese questo Simone Coppi che ha lo stesso nome e cognome del marito di una delle due agenti, Eliana, e poi basta, si è scocciata. Invece Alfonso Signorini sembra essersi invaghito molto pesantemente di uno dei cugini coppi, per poi scoprire che non c'era, no? Perché tutte le volte che diceva, vabbè, oh, ma adesso torni in Italia, perché questo era tipo coinvolto in eh, eh, missioni umanitarie in giro per il mondo, ricco, buono e buono, no? Ecco, in pratica torni in Italia, ci vediamo. E tutti questi vari coppi fake dicevano: eh, no, ma non posso, e mi è successa sta cosa, e bla bla bla. Insomma, nessuno li ha mai visti da coppia a Copperfield. <ride> <ride> ho visto che stavi pensando, battuta, <ride> <ride> ho visto in faccia, ma perché eri così? <ride> Cercavo di tenerla, non c'erano neanche qui che sparivano. E quindi Copperfield da un attimo, <ride> <ride> guarda, però Alessia. Dice sicura che fosse coppie, non picche, ma pure picchi. picche mi no, viene erano dire. picchi, erano picchi, <ride> erano picchi proprio, <ride> proprio picchi. E quindi c'è sta rete di eh, relazioni virtuali fake con i VIP. Quindi viene da chiedersi, Marmela Prati è vittima come loro? Considerate che però questi non si sono mai sposati o non si dovevano mai sposare con questi tizi fake. Si, si scrivevano. Magari si mandavano certe foto, sembra che appunto Alfonso Signorini abbia mandato delle foto private a questo eh, cugino ed dei è il Coppi. Il motivo per cui non se ne sapeva niente, secondo me, perché sennò avrebbe alzato un polverone della Madonna. Esattamente, perché succedeva che ci si scambiasse delle foto, insomma, private e Alfonso Signorini era Alfonso Signorini e gli altri e le altre, ma invece e i vari cugini Coppi chissà da dove venivano prese quelle foto lì private. Di chi, erano, di chi erano le cose private sì. che venivano mostrate? Ecco, sicuramente mai il viso mi verrebbe da dire per un'altra parte, no. proboscidi. Quindi. Quindi i nasi lei... prominenti diceva la Prominente. cosa. Esattamente <ride> quello che, che oscura tutto il resto del viso, chiaramente, ovvio. Quello mi riferivo. Quindi Pamela Prati è vittima di una truffa come gli altri? Però se lei. E vittima di una truffa è andata a, a dire delle bugie in tv. Perché ci sono delle robe che non tornano, che sono per forza bugie, perché puoi essere plagiata se sei stata plagiata fino a un certo punto. Cioè, e anche la stessa Eliana, l'altra agente, assieme a donna Pamela di Pamela Prati, anche lei è stata plagiata? È quello. E, e chi sta plagiando, soprattutto? Cioè, chi è dietro? Dietro ci dovrebbe essere quest'altra agente, donna Pamela. Donna Pamela. Dovrebbe essere lei la, la mastermind di tutto. Perché il 22 maggio 2019, alle 5 del mattino, Eliana, una delle due, appunto, agenti di Pamela Prati, chiama la redazione della D'Urso e questi si precipitano a casa sua alle 5 del mattino a registrare un servizio. Eliana si toglie la fede, la mette sul tavolino e dice che ha capito di essere stata sposata per dieci anni con una persona che non esiste, ovvero Simone Coppi. Non mi spiace ridere, però sta roba, quando l'ha detto, cioè io ho ancora i brividi. Cioè, sposata... Dieci Sposetta. anni, cioè non un catfish di persone che sono a distanza e, e sono in un qualche fidanzamento, ma fidanz cioè, robe meno, cioè sì. matrimonio, cioè, il matrimonio prevede anche documenti, riti, qualcosa, no? Stefano C, grazie mille della super chat. Comunque, Ascaban è il Mark della Cosmo, esattamente. Solo che la Bifrost l'ha visto, quindi mi sono bruciata. Però, magari non era il vero Ascaban quello che hai visto. Può essere, può essere. Mi, mi sembrava un Ascaban, però magari era un errore di comunicazione. <ride> può essere un fraintendimento, anche volendo sicuramente. Allora, in pratica, questa è Iliana, una delle due agenti di Paremela Prati. Pensava, cioè sapeva che suo marito da cui era sposata da dieci anni, ovvero Simone Coppi, era un magistrato antimafia minorile. Lui era un magistrato contro la salvaguardia degli oppos. Però i racket della salvaguardia del mio masso, capito? E lui era contro le tratte de delle linci del Perù, che mangiavano gli scogliattoli verdi, esatto. terribili tratte. Esatto. Quindi, essendo Simone Coppi il marito da dieci anni di Eliana, una delle due agenti di Pamela Prati, un magistrato antimafia minorile, che è un ruolo importante... Sì, non quelli grandi loro, loro no, guardano minorine. quelli piccoli perché sono almeno loro li possono salvare in qualche così modo così li raddrizzano quando sono ancora piccoli in modo che poi non diventino mafia maggiorenne no? perché questi Tutti. sono quelli del giro dei motorini per intenderci delle cicche delle gole ad ora contraffatti cioè questo... esattamente, esattamente la compagnia del parchetto quella gente lì adesso è mare fuori ed è un attimo proprio crossover allora quindi, visto eh, che non lui... rischiamo che qualcuno faccia male dentro, però, <ride> guarda, in questo momento c'è una mareggiata di acido <ride> dentro, digestivo pazzesco, senza sapone, però, senza sapone in questo caso. Eh, infatti, no. <ride> esatto. Quindi, essendo un magistrato antimafia minorile, non può farsi vedere e non può farsi sentire. Esatto. Quindi, non si possono incontrare. E, e lui non può uscire di casa, no. e non può, no, non può uscire di casa, non può sentirla al telefono. Si possono mandare no. dei messaggi, però non è che si possono sentire al telefono, videochiamare, cioè lui non si può far vedere, non si può no. far vedere. Ecco. E in pratica lui, questo Simone Coppi, racconta a questa Eliana, una delle due agenti di Pamela Prati, di essere stato prima fidanzato con Manuela Arcuri. Ci ricordiamo che Manuela Arcuri era stata contattata per un mese da un profilo Facebook di nome Simone Coppi, che poi le ha detto: Senti, ciao, tu non ti fai vedere, quindi sei un fake. Ciao, unissimo. Ma lascia Manuela Arcuri per Eliana, colei che poi diventerà l'agente, una delle due agenti di Pamela Prati. Quindi, che booster di autostima per questa Eliana, oh, no? Incredibile. Ma tra l'altro, mentre lui era in vacanza, con Manuela Arcuri, dice io la voglio lasciare, voglio stare con te. Ma scusa, tu non puoi uscire di casa perché sei un magistrato di mafia minorile, però poi vai in vacanza con Manuel Arcuri. Manuela Arcuri. <ride> Ma perché in quel momento la mafia minorile si stava concentrando sulla contraffazione dei Beyblade, quindi erano <ride> tutti molto presi ai parchetti. Per cui ancora la sei. <ride> Che poi, tra l'altro, andare in giro con Manuel Arcuri tipo nel 2009 era il modo migliore per non farti notare, no? Cioè, proprio. Assolutamente. Zero, assolutamente proprio. Questi si sono distratti con i Beyblade e lui ha detto: Vabbè, faccio questa vacanza. Che si sa che i mafiosi minorili, ovviamente, ci andavano duro con i Beyblade. Oh, ah, non... eh. ah, lui dirà di Beyblade, incredibile. Ma la ma, là, ma là. Beyblade V-Force, esatto, proprio quello. <ride> e... e Eliana. Pensa di essere sposata con questo Simone Coppi perché nei messaggi si definiscono sempre come sposati. <ride> Vabbè, allora, io, io sono sposata con un sacco di amiche a questo punto, <ride> io, so, io ho matrimoni multipli che mormoni spostatevi. <ride> Guarda, ma va bene così: ha ah, delle foto di lui che lui le ha mandato, no? Scattate da cugini, anche robe così. Perché, tra l'altro, poi lei ha una fitta corrispondenza, sempre attraverso profili Facebook con tutti. I famigli, i coppi. Anche con la suocera, tra l'altro. Suocera coppi diceva, tipo, che lei era la mamma dei suoi figli, lei si sentiva, si sentiva incinta, <ride> sì. cioè... si sentiva, si sentiva incinta? Ah, un parto, un parto? <ride> Grazie, ne avevo bisogno in questo momento, esattamente. E lei, però, non l'ha mai vista di persona, la suocera, che ti dirò? Oh. <ride> che culo, in questo caso, niente suocera, niente cugini, niente parenti, cioè i coppi li sentiva solo, ma non li aveva mai visti. E tra l'altro, mettere la firma su questa cosa qua, possiamo renderla <ride> canon per tutti? <ride> Poi non li senti neanche via messaggio e li blocchi, e quindi, <ride> <ride> e guarda, non so come, eh, bloccato. <ride> Ah, quindi io, ciao, ciao cara, io sono... <ride> oh, scusa, ti ho bloccato. Ti, ti stai ti... chiamando? Come va? Tutto bene? No, perché ti dovevo dire, butta giù <ride> modalità aereo. Ok, perfetto. <ride> e questa Eliana, ovvero una delle due agenti di Pamela Prati, il marito l'avrebbe visto solo due volte. Però visto con tante virgolette. Chiaro. Perché anche lui ha l'autoblorraggio, perché è della mafia minorile, quindi si, si autoblurra. Una volta l'ha visto a Fontana di Trevi, in mezzo a migliaia okay. di turisti, e Donna Pamela, la sua amica e altra gente della Prati, gli ha detto, ma questo stiamo parlando del 2009, guarda quello lì che è passato è Simone Coppi. E questo qua l'ha guardate, e le ha sorriso. E poi una volta è passato tipo vicino a lei per strada, in moto, si è fermato, l'ha guardata e poi è andato avanti. Questo presunto Simone Coppi. Cioè, sua magari marito. Era, era un, ca un caso bannissimo di cat calling. E invece l'hanno trasformato in. Ma non l'ha neanche fischiata marito. Niente, zero. Proprio l'ha guardata così se n'è andato via. Poteva anche pensare se n'è andata via, no? Cioè, non si sa che cosa abbia pensato. adesso <ride> stiamo pulendo una merda da schermo. Cioè. O Magari ha controllato qualcosa della moto, cioè no, niente, è andato. E lei, e lei è convinta che non si possano vedere effettivamente perché lui non, cioè, non può, no, non può. Cioè, per dire, per sicurezza, la stessa Eliana ogni volta che si sposta deve avere una scorta e ha avuto il telefono sotto controllo per dieci anni da parte del marito. Ok, allora... No. <ride> Ma neanche allora... per sposare Hiddleston, guarda! <ride> Non lo so, su quello ci penso. Allora, te, lo dico, te lo dico dopo per vedere se è stata una brutta esperienza. E, a me piace viverle le cose. Ma il fatto <ride> è che si scopre nel momento in cui ehm, Eliana, una delle due future agenti di Pamela Prati, eh, dice: Io sono stata sposata con un uomo che forse non è mai esistito. Scoprono che le foto che attraverso Facebook suo marito le inviava erano in realtà delle foto di un attore svizzero. Che viene chiamato in trasmissione da Barbara D'Urso e certo. dice: Io questa non l'ho mai vista, cioè chi cazzo è, ma che situazione di merda è. Ma no, ma io non c'entro niente, lasciatemi stare. E in teoria eh, sembrerebbe che sia stato tutto finto, quindi che non ci sia stata nessuna no! buona coppia. <ride> Tra l'altro, questa è Eliana. Quando si era sposata, si doveva sposare con questo Simone Copi, che non aveva mai visto, eccetera, eccetera, aveva fatto dei servizi sui giornali con l'abito da sposa, però mm. era sempre da sola. Perché lei si vergognava, si vergognava di dire io mi sposo però non ho una foto con lo sposo, ma una foto con lo sposo e quindi mi faccio vedere in abito da sposa perché non vorrei mai che qualcuno pensasse che è tutto fake, no? E quindi devo fare vedere almeno che il vestito da sposa ce l'ho. Quindi basta definirsi marito e moglie per essere sposati e basta comprare un abito da sposa per... Indicare di essere sposati Segnatevi, segnatevi tutto. Esatto, Esattamente. segnatevi <ride> cioè, Quindi è tutto finto E In pratica Eliana Una delle due agenti di Pamela Prati Dice che ad aver orchestrato tutto quanto È stata donna Pamela La sua collega, la sua amica Quasi sorella negli intenti Mi viene da dire, ovvero Pamela Perciolo Donna Pamela Che l'ha manipolata per dieci anni Considerate che loro due convivevano Vivevano nella stessa casa perché ovviamente Eliana non viveva col marito, essendo un magistrato antimafia minorile, no? Non poteva, e quindi viveva con la sua collega, amica, eccetera, eccetera. E ogni volta che Eliana e il presunto marito litigavano, poi donna Pamela ce l'aveva morte con lei, e quindi sembrava quasi come se. Avesse litigato con Donna Pamela attraverso le chat. E quindi si comincia a pensare che dietro a tutta la famiglia Coppi, a questo indefinito numero di profili fake su Facebook, ci sia Donna Pamela Perricciolo, che l'unica cosa che fa nella vita è usare profili fake per contattare gente random. E alla girata tempo, perché se no non, non corrisponde <ride> la situazione. Chiede, io riesco a intrattenere. non riesco a intrattenere rapporti via messaggio con tre persone <ride> su whatsapp mi viene a dire come cazzo, come cazzo, cioè non lo so è allucinante quindi in pratica e ogni volta che Eliana, una delle due agenti di Pamela Prati diceva a donna Pamela, l'altra agente di Pamela Prati io me ne vado, basta, non voglio più niente avere a che fare con te e donna Pamela... Uh, in pratica uh, ff, diceva, minacciava di togliersi la vita: se tu te ne vai, io mi tolgo la vita. Ecco, e quindi lei restava. In pratica, Eliana denuncia la sua socia, ovvero donna Pamela. E tra l'altro, Eliana ha anche una chat Instagram se non sbaglio. Um, con Mark Caltagirone. Mark Caltagirone che le ha mandato i disegni dei bambini, che poi è stato mostrato, sono stati mh, eh, mostrati nella prima puntata della D'Urso dedicata a questa situazione, ha anche il selfie. Quello, questo qui. Aspetta, Come ve lo faccio vedere? Aspetta. Quello che avevo fatto vedere precedentemente, questo, questa foto qua gliel'ha mandata Mark Caltagirone su Instagram alla stessa Eliana. Ed è questa la foto che Pamela Prati ha fatto vedere a verissimo dalla Tofanin. E questa qui. Quindi Eliana pensava fosse una vera foto di Marco Caltagirone. Perché Marco Caltagirone dovrebbe mandarle una foto fake, no? <ride> è un'ottima domanda. Quindi, Pamela Prati è vittima di questa truffa? Se di truffa si parla. La stessa Eliana, una delle due agenti, è vittima di questa truffa? Se di truffa si parla? Donna Pamela, Pamela Perricciolo, è eh, l'unica responsabile di questa truffa? Se di truffa si parla? Un'ottima domanda. Facciamo perché, un perché, perché se ci per... pensi, il, il livello di, 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 cioè, di questa storia è... Allora, mi ama... se esiste, mi ha mandato una foto vera. Se non esiste, non può mandare foto per cui non è che può mandarmi una foto falsa. Esatto cioè, questo è il grado di logica, ok? Ah, ok. Cioè, è un disagio totale, è un disagio totale. Allora, Angela, domandina, ma non è che queste due stanno insieme, le due agenti di Pamela Prati? Allora, in pratica, più avanti, entrambe dicono che assolutamente non stanno assieme e a entrambe piace il cazzo, tanto che eh, Eliana... Ha una breve relazione con uno anche abbastanza gnocco, poi si mollano. E lei dice: Avete visto? Io sono stata con un uomo e abbiamo bombato. E lui al pene non è una donna. E a me piacciono gli uomini proprio perché sono stata con un uomo. Perché ovviamente o ti piace un uomo o ti piace la donna, non ti possono piacere tutte e due, sai come funziona Bifrost? <ride> non si può, non si può, eh, quindi questa è una prova: che ti piacciono solo gli uomini. Eh, sono stata letto con un uomo, quindi non mi piacciono le donne. Ma ieri, yeah, se stato... domani, chi lo sa? Cioè, magari un lama, che ne sai? E <ride> eh no, e eh no, questa è una prova inconfutabile, quindi assolutamente no. Non sarebbe un lama maschio, quindi sempre coerente. <ride> Vedi? Ha senso, ha senso. Tanto che è il padre di una delle due, non mi ricordo. Sì. Eh, gli non dice che gli piace il cazzo, spero di no. Ah, <ride> <ride> oh, mio figlio eh... <ride> Il padre di una delle due, di una delle due agenti della, della Prati, dice: Oh, sinceramente, se sei lesbica, dillo perché è, è un po' più chiara la no, nostra situazione. O ti piacciono le donne, dillo, non c'è nessun problema. No, 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 le donne non piacciono, non piacciono. E il padre dice, vabbè, ok, va il culo <ride> Ho perso la mia pazienza con te. Allora, Poi, vedete come queste visioni: diciamo o ti piacciono gli uomini non le piacciono le donne. Cioè, non può essere tutte e due, no! No, ovviamente no. Io ho preso, sono stata con uno e quindi mi piacciono per forza gli uni, non mi piacciono le forza. une. Vipro, <ride> anche tu, secondo quelle logiche ragioni, ma sei fuori, ma no, appunto. Infatti, infatti. Quindi l'opinione pubblica, però non, chi non crede a Iana riguardo tutta la storia del matrimonio con quest'uomo che non era eccetera blah, blah, blah. ma guarda potevamo credere su tutto ma mafia minorile ci ha, ha un po' destabilizzato cioè diceva <ride> anti... tutto ma antimafia minorile <ride> anti capisci che è un problema <ride> ecco l'opinione pubblica non le crede e pensa che sia complice di donna Pamela ovvero Daniela Perracciolo eh, da sempre e che, però, nel clou in cui stavano, stavano venendo fuori gli altarini, abbia mollato l'amica, no? Ciao, cioè io sono vittima, quindi è lei la carnefice, l'artefice di tutto. Tra l'altro, sembra che anni prima, tipo nel 2015, siano state indagate per una truffa. Compiuta verso una politica calabrese, ci ricordiamo? Prima di targettizzare donne famose, Mark il profilo Facebook di Marco Caltagirone ci andava duro con le politiche calabresi, no? Ecco. Hanno fatto il terreno di prova in Calabria. Ci che <ride> con la Calabria e Ora testeremo il nostro piano in Calabria. Calabria. Eh, okay. Non in Bolise, perché non esiste in Calabria. Eh no. Eh no, però in realtà potevano testarlo eh... in Molise, perché tanto non esiste niente quindi sicuro. No? <ride> ciao, Lise, ciao ti vogliamo bene, ehm, ma non è una di quelle che, di cui abbiamo parlato precedentemente, è un'altra ancora politica calabrese, no? Le donne hanno targetizzate diverse, quindi esattamente, quindi, ma poi la cosa assurda <ride> è che le foto utilizzate per ehm, germire, diciamo, quest'altra politica calabrese sono le stesse foto dell'attore svizzero. <ride> Sempre che, lui. Sì, le stesse che il marito di Eliana mandava a Eliana per dire: Guarda, sono io, guarda quanto sono bello. Possibile che Eliana non sapesse niente di queste foto che venivano mandate, ma soprattutto se sia lei che donna Pamela sono state indagate per truffa, avrà visto queste foto negli atti no? da qualche parte. Sarà stata messa al corrente di queste foto? Non ha visto niente? È possibile? Possibile che lei non sapesse nulla e deve aspettare dal 2015 il 2019 per dire forse mio marito non è mai esistito? Vabbè. Magari ha scelto lei di usare le foto di suo marito perché sapeva che ci sarebbero cascate. Perché come ci è cascata lei, giustamente. <ride> giustamente ha senso. Ma arriviamo alla data clou. Il 25 maggio 2019, verissimo. Pamela Prati si fa intervistare. Silvia Toffanin fa uscire il pubblico dallo studio perché dice che Pamela Prati deve dire delle cose talmente private che non ci deve essere nessuno a guardarla. E Pamela Prati. li guarda e li in polso. Bellissimo. <ride> E Pamela Prati sta un po' troppo Giulia, dopo... <ride> Scusa, Perché cioè... siamo un po' forzate. C'hai ragione, siamo un po' forzate, c'hai ragione. Um, e la Prati dice che Mark Caltagirone non esiste. Tan, tan, tan. E racconta. Anche rumorista. Eh, <ride> non sono io la rumorista, <ride> Bifrost, dobbiamo rubare eh, i ruoli. ma, ruolo. ma abbiamo scambiato all'inizio della live, Hai ragione. ragione. Scusa, Hai devo ragione. rappresentarti al meglio. Hai ragione. Hai ragione. <ride> Grazie <ride> e racconta la sua verità. Roberto, grazie mille della super chat. Ma tu ci pensi a farti una carriera nella magistratura e poi finire a perdere tempo con questi tre deficienti? Cioè, ma poi soprattutto, guarda, è difficile fare una carriera nella magistratura dell'antimafia minorile, quindi immagino lo sbatta. <ride> no, assolutamente, assolutamente, hai, hai ragione. Ma questa cosa del dei magistrati, eccetera, veniva usata anche da altri esponenti della famiglia Coppi per giustificare perché non potevano vedersi con le altre persone presuntamente truffate. E, e quindi questa cosa dell'essere figlio di magistrato, dell'essere nipote di magistrato, dell'essere lui stesso magistrato, eccetera, eccetera, era una cosa che usciva spesso perché in pratica Coppi è un famoso magistrato di qualcosa, forse un magistrato antimafia proprio, che esiste e quindi chiamandosi con lo stesso cognome si pensava che tutti fossero riferiti a lui no che fossero suoi veri parenti perché anche caltagirone mafia minorile lei perché erano meno bravi e quindi <ride> li hanno mandati e se era ancora meno bravi li mandavano nel racket dei minion e esatto. dentro il racket del traffico degli esseri minion <ride> banana banana esattamente proprio quello <ride> <Rocket> banana, e... <ride> per essere il codice banana Banana <ride> esattamente, e tra l'altro. C'è questa famiglia di costruttori romani famosa. Io non, so, non, non sapevo niente, però a quanto pare sì. I Caltagirone, no? che sono dei, 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 nell'edilizia, nell sono molto famosi a Roma. E quindi col fatto che um, questo Caltagirone sia anche lui nell'edilizia, in pratica prendono dei cognomi famosi all'interno di, di un determinato ambito e inventano i profili fake a partire da persone e cognomi realmente esistenti. Quindi, cioè. Veramente, eh, veramente una truffa, se è una truffa fatta coi fiocchi, nel caso in cui lo fosse. Ma dicevo, 25 maggio 2019, Pamela Prati dice a verissimo, e chiaramente a Silvia Tofani, ma a niente pubblico perché, perché è stato fatto uscire, che lei pensa che Marca Caltagirone non esista. Wow. Dopo... È un È un'epifania. Dopo la morte di, di una sorella e la fine di una storia d'amore, appunto quella che per lei era durata sette anni, invece per lui è durata sette mesi, va al ristorante Casanova e conosce Pamela Perricciolo, ovvero donna Pamela e Eliana, coloro che poi dopo poco diventeranno le sue due agenti. E donna Pamela le dice di conoscere l'uomo perfetto per lei. Perché nel frattempo Pamela Prati aveva raccontato a donna Pamela che voleva tanto una famiglia, voleva dei figli e le aveva raccontato un po' il tipo di uomo che avrebbe voluto conoscere. Guarda caso. Infatti, nelle interviste dirà sempre di Marca Caltagirone: È tipo me al maschile, l'uomo che ho sempre desiderato, eccetera, eccetera. Vabbè, perché lei si ama talmente tanto che, se può volere un uomo, deve essere uguale a lei, <ride> ovviamente. Pamela Prati, però, non è neanche megalomane perché, per esempio, avessero no. chiesto a me, io avrei detto: Non può essere me né al maschile né al femminile perché la perfezione non si replica. Esattamente, okay, esattamente. Okay. quindi, comunque si tiene umida, umida. <ride> Umida, vabbè, si tiene umida adesso. Siamo in piena una padana. Un po' di umidità, guarda, può tenersi umida, ma di quell'umidità Marco Cantagirone non ha mai approfittato. Tranquilla, tranquilla Cosmo, oggi, dispensa doppi sensi. <ride> ma guarda, in realtà uno. Eh, sì, Giulia, resta resta la live forever, forever, subito dopo. O se vuoi, puoi le cominciare nostre... a guardarla dall'inizio, sposti il cursore e noi andiamo avanti. Ma tu te la guardi dall'inizio, poi come preferisci. Le nostre um... live le trovate sempre sui canali. Ah, sì, assolutamente sì. Allora, lei quindi, spinta <ride> da Donna Pamela, chatta su Facebook con Mark Caltagirone, che non vede mai. Lui le racconta la storia che ha avuto con la sua ex, questa politica calabrese, e del figlio in affido, che è rimasto a lui e non a quella stronza Sebastian. della politica calabrese, Sebastian, e che è malato di un tumore alla gola. Ogni oh, volta... Perché è lo stesso secondo te o sono due diversi? Perché se lo è spiga, eh? Cioè se sono stesso, due diversi? Ah, okay, è lo stesso okay. perché um, le foto che ci sono sul suo profilo Facebook, le foto con... La vecchia presunta fiamma di Marche Caltagirone, ovvero questa sua eh, ex la politica calabrese, e poi le foto e i video che eh, ritraggono un bambino che vengono mandati da Marche Caltagirone sia a Pamela Prati che a Barbara D'Urso. È sempre lo stesso bambino, un bambino biondo, bello, un bambino biondo che nel frattempo cresce, no? come fanno i bambini reali. <ride> e anche i draghi, una cosa che però non è chiara in Fort Wing. Ma vabbè, c'è una <ride> gli... live, se non sapete di cosa stiamo parlando. Limitiamoci ai bambini, perché di draghi non ce ne sono, stranamente, in questa storia di Pamela <ride> Prati. Era. E ogni volta che Mark Caltagirone e Pamela Prati all'inizio della loro storia, che ricordiamo inizia ad aprile 2018, si dovrebbero vedere, lui ha un incidente o un contrattempo o un incidente che si fa male o il bambino un'emergenza e quindi non la può mai incontrare finché lei non legge un messaggio da parte di lui ovvero ci sposiamo e lei è felicissima di questa cosa vorrei affrontare subito questo discorso poi in futuro donna pamela la gente ehm, smentirà in parte il primo incontro tra Marco Caltagirone e Pamela Prati perché ricordiamoci che Pamela Prati aveva detto che si erano incontrati al ristorante e si erano visti e riconosciuti. E la prima cosa che il primo messaggio che si erano mandati era stato Buona Primavera, no? Per l'appunto hanno iniziato la loro storia d'amore, la loro chat con Buona Primavera. Che di base, uno se ti scrive Buona Primavera deve essere bloccato. <ride> sì, esattamente perché tu scrivi Buona Primavera, cioè <ride> quelli che in privato ti scrivono solo Ciao. E basta, ti blocco! Perché che cioè, cos'è? Esatto. passavi a salutare Basta scusa. a me non piace l'educazione. E, <ride> e invece, per Donna Pamela, la gente. Ehm... Pamela Prati e Marco Caldagirone non si sono mai visti al ristorante, mai. Si sono direttamente scritti, quindi già le versioni qua non combaciano. Però, vabbè, buona primavera a voi, andiamo avanti. Lui, via messaggio, via messaggio, propone a Pamela Prati di sposarsi e lei è felicissima. Felicissima. Totale. Felicissima. Nell'intervista. Del 25 maggio 2019, a Verissimo, in cui appunto Pamela Prati svela la sua verità, non parla praticamente mai dei figli. E ci ricordiamo il to tormentone Pamela, moglie e mamma, moglie e mamma, 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 mamma Pamela, però non parla mai dei figli. Com'è possibile? Tu prima sei ossessionata dai figli e poi quando racconti la verità non parli praticamente mai dei figli. È molto strana sta cosa. È per forza perché comunque lo sapeva quante ne avrebbe prese nel raccontare qualcosa riguardo ai figli, anche perché se non sbaglio c'era anche quella cosa della Durso, quindi cioè è, è un terreno già moralmente eticamente problematico. Poi la Durso ha ricevuto un video che non doveva ricevere. Eh... Era un video che non doveva ricevere quello la Durso, sicuramente, però le è stato mandato e quindi peggio per loro. E tra l'altro, anni dopo, ovvero nel 2022, quando Pamela Prati eh, partecipa al GF VIP, al grande fratello VIP, racconta che Mark Caltagirone le aveva detto di essere figlio di un mafioso che era <ride> stato ucciso, quindi vedete c'è sempre l'antibafia, di... okay. che era stato ucciso il padre. Da minorenne. Il padre, da minorenne, è stato ucciso. No, lui era minorenne, sicuro. <ride> quando il padre, mafioso, è stato ucciso, si pensa sempre. Per sempre da minorenne. Da maf di mafioso, di, minorenne. E gli altri minorenni per il, il traffico dei Beyblade. Esattamente. Quella roba lì, ecco. Nella cosca dei Minion. Lui è stato adottato dalla famiglia dei Caltagirone. E quindi mm -hmm. ecco perché poi era nell'ambiente dell'edilizia, però ecco perché poi si era trasferito in America per essere più tranquillo, perché comunque sai, lui era il figlio di un mafioso, quindi suo padre mafioso era stato ucciso, quindi fune di fuga, una roba del genere. E ehm, ecco perché doveva stare attento e non doveva mostrarsi, ecco... Qual era il discorso del vivere tra l'America e la Francia per tutelare la famiglia? Perché lui, essendo figlio di un mafioso, in pratica ucciso da altri mafiosi, doveva stare attento. Però, come non mai. Si questa... mette con la Prati? <ride> <ride> Vabbè, diventa un imprenditore mondiale, si mette con la Prati, sei un genio, esatto. un genio. <ride> per non attirare l'attenzione. Cioè, non lo so, vuole ma... fare una linea di orologi? Intanto che c'è, scusi. No, di skin care, perché così devo mostrare la faccia <ride> per forza cioè, blu il... rapata con lui, <ride> <ride> la maschera blu rapida, dove presente Ah, è quella che ha usato la bambina la figlia dell'automobile eh, infatti è una maschera di skin care sì, che non posso dire coreana, è una skin care a cavallo tra America e Francia. Esattamente, esattamente. Transatlantica, transatlantica perché no? Tra l'America e la Francia, oh vabbè, non giudichiamo nessuno. Viva l'international. Allora. E quindi come mai Pabella Prati ha raccontato questa cosa che in teoria le avrebbe raccontato Marco Caltagirone via messaggio anni dopo al GF VIP ma non l'ha raccontata ai tempi ovvero il 25 maggio 2019 Verissima Silvia Toffanin quando doveva dire tutta la verità, nient'altro che la verità lo giuro, poteva dirlo. Anche se lei aveva ricevuto delle minacce, ovvero quello non ci è arrivato e tutte e due interi al matrimonio, pensava che potessero essere i mafiosi minorili che avevano ucciso il padre Marco Cantaggiore quando era bambino. Sì, quelli no? di Beyblade. <ride> Beyblade, esattamente. Precisamente. Mentre, mentre c'erano quelli da Coscare Minion che facevano... Banana. No. <ride> no. <ride> oh. Ok. Mm. Molto bene, molto bene. Sempre a Silvia Toffanini, il 25 maggio 2019, Pamela, nello studio vuoto, ricordiamocelo, ehm, Pamela Prati racconta che Mark Caltagirone nelle chat su Facebook si rivelava molto, molto, molto geloso e non voleva che lei uscisse vestita in maniera provocante, no? si vedeva un po' l'attaccatura del seno così, ha detto: Dove vai vestita così, non ti devi mai più vestire così. E non poi... ti vestire. No, ah, poi ad un certo punto cominciava a diventare geloso anche semplicemente quando lei usciva di casa. Quindi lei smette. Si eh, sai, tante. lui non può. Giustamente, <ride> <ride> Ci so. Cioè, allora, uh, <ride> e quindi lei smette di uscire di casa perché lui è gelosissimo. Cioè, che cacchio? Cioè, questo manco esiste eppure <ride> riesce ad essere comandino e tossico non esistendo? Cioè, veramente qua... Cioè, non anche, quando a non anche quando non esistono gli uomini sono problematici? <ride> cioè, non lo so, wow. Non so. <ride> Aiuto. Ecco, ehm, e quindi lei non esce più di casa, lei ehm, non vede più la famiglia, cambia addirittura numero. In modo da non sentirli più, si isola completamente e Marco e Caltagirone si dice via chat contento solo quando Pamela Prati esce con le due agenti, ovvero Donna Pamela e Eliana. E loro due, ogni volta che si vedevano, le controllavano il telefono per vedere con chi si scrivesse e cosa scrivesse Pamela Prati, ogni volta che si vedevano. Ma neanche il 41 bis, cioè che poi, vabbè, ci sono tutte delle altre, delle altre storie di gente che è stata truffata presuntamente da loro due con delle robe simili che c'entravano sempre dei mafiosi, che, ehm, robe strane. Insomma, la mafia, presunta mafia, mi verrebbe da dire. Ehm, non lo so quale forse quella fake, la mafia fake era molto coinvolta nelle presunte truffe di donna Pamela e Eliana o solo donna Pamela vabbè, fatto sta che sembra che loro facessero sexting tutte le sere, ovvero Pamela Prati e Marca Caltagirone quindi si mandavano Cazzo. foto zozze tutte le sere e quindi c'è materiale c'è qualcuno che ha del materiale sensibile raffigurante Pamela Prati poi Sebastian, il bambino, che ha la voce roca perché ha un tumore alla gola, ricordiamocelo, le invia un video di auguri a novembre 2018 per i 60 anni e la chiama mamma. E pochi giorni dopo lei lo incontra in un bar dove questo bambino biondo, quello del video, viene portato nel bar, abbraccia la, la Pamela Prati, così eccetera, e dopo mezz'ora donna Pamela, la gente lo porta via. Ed è l'unica volta che lei vedrà il bambino dal vivo. La bambina non l'ha mai vista. Tale Rebecca che fa la ballerina. Mai vista. Ma no, fa la ballerina è più impegnata, sai? <ride> certo, <ride> giustamente ha senso allora, tuttavia, Pamela Prati dice che ok, ha visto questo bambino, ma non sa chi sia quel bambino. In pratica. Pochi giorni dopo che lei aveva fatto vedere alla Tuffanin la foto di Mark Caltagirone, ovvero ricordiamoci questa, che non è Mark Caltagirone, ma è quella gente. Sì, quella gente, ciao, quell'autore televisivo che aveva lavorato con um, Pamela Prati un sacco di anni fa, via chat viene a scoprire che a Marca Caltagirone è venuto un infarto. E agenti, donna Pamela diciamo, donna Pamela, dice che è colpa sua ed è colpa di Pamela Prati se è venuto l'infarto a Marche Caltagirone, perché lei ha fatto yeah, vedere a Silvia Toffanin la foto, capisci? Ovviamente, è eh, gli è partito un colpo di glucosio altissimo dici, colesteroli <ride> cioè, gli ha fatto vedere la foto il colesterolo, è fatto... pam, è infarto secco e <ride> va su e quindi eh, in pratica Ma lei si sente scientificamente in colpa. provato, la Stofani fa questo effetto alla gente, state attenti. <ride> esatto, cioè quindi eh, lei si sente in colpa di aver fatto venire un infarto al suo futuro marito. Cioè, cavoli, è, è impossibile questa cosa, no? È terribile. E quindi... Silvia Toffanin chiede ad un certo punto chi si è nascosto quindi dietro a suo marito, a suo insomma, futuro marito o no, in realtà è marito perché si erano sposati col rito civile all'estero, ci ricordiamo, no? Quindi a suo marito, e pensa Pamela Prati, che ci fosse Donna Pamela, ovvero la sua gente, Pamela Perricciol Perricciolo. Non mi ricordo mai se è Perricciolo o Perriccioli, comunque Donna Pamela Perricciolo, ok. Sì. E che Eliana, l'altra gente, fosse complice. E che quelle che ha raccontato alla D'Urso, ovvero sono stata sposata a dieci anni con un uomo fake e non lo sapevo, fossero in realtà tutte balle. Anzi, dicevano pure le due agenti, donna Pamela e Eliana, che Mark Caltagirone fosse stato fidanzato quattro anni, quattro anni, con la suocera di Eliana, ovvero la moglie del marito fake di Eliana, ovvero suocera coppi. Quindi crossover, ragazzi, crossover! No, ma e, e come ha fatto con la mafia minorile? Perché quelli <ride> là so. era della mafia minorile, lui era il figlio di un mafioso che... Cioè, cap capisci? Vabbè, però ricorda che lui andava in, in vacanza con l'Arcuri e non c'era problemi pur essendo magistrato. Ma te l'ho spiegato, era perché c'era il, il racket dei Beyblade, è un'altra cosa. E quindi Pomena Prati sostiene uh -huh. e vuole assolutamente che tutti le credano che lei non ha mai detto bugie e credeva tutto, a tutto quello che diceva e che ha querelato le due, le due agenti. Insomma, c'è cioè una causa aperta contro di loro per truffa perché lei è stata truffata. E credeva fosse vero, no? Tutto quello che diceva nelle interviste, lei credeva fosse vero, anche se ha detto di essersi sposata in municipio o comunque di essersi sposata con rito civile. Ma lei non si è mai sposata, non è sposata con Marco Caltagirone perché non ha documenti, non l'ha mai visto. E quindi questa è una balla che ha detto. Poi lei aveva detto: Quando è così bello essere madre? Oh mio dio, è così bello essere mamma? Wow, è così bello dover accompagnare i miei bambini tutti i giorni a scuola! È così bello. Ma lei non l'ha mai visti, cioè una non l'ha mai vista, l'altra l'ha visto solo 30 minuti al bar e poi attraverso foto. Come fa? Come può averli, ehm, Accompagnati a scuola. E poi come bello che adesso andiamo a vivere tutti e quattro assieme, o oh sì, viviamo tutti e quattro assieme a Miami che bello che è, ma non è vero, perché non ha mai visto Marca Caltagirone e di nuovo la storia dei bambini. Quindi ha detto un sacco di balle. Pavela Prati e, e la suocera di, di coppi, quella che stava con Marca Caltagirone. Comunque è il capo dei venin. <ride> <ride> no, lei è eh, eh, no. ok. No, lei non è, è lei. a capo del, della mafia minorile. <ride> lei in realtà è un minion. <ride> la cosca delle banane. Però, durante l'intervista in cui Pamela Prati racconta tutta la verità a Silvia Toffanin, arriva la notizia che Donna Pamela, la gente, è ricoverata in ospedale perché ha ingerito troppi farmaci e quindi cerca di farsi fuori, no, sostanzialmente, quindi si aggiunge ulteriormente drama. Non vi preoccupate, si ripiglia benissimo nel giro di poco, non c'è nessun problema, ecco. Però questa sostanzialmente è la cosa e la cosa. È la cosa. È la cosa. C'è poi un avvocato che va dalla Durso un giorno e racconta di rappresentare la famiglia di Sebastian. Il bambino, e adesso arriviamo alla parte più agghiacciante della storia. Sebastian non si chiama Sebastian, si chiama in un altro modo e ha una famiglia vera, come tutti i bambini non affidataria. Non è stato adottato, A una famiglia proprio di sangue. di sangue. Chiaramente, non si chiama così, non è malato. Non, ha non si chiama come il granchio di Ariel, dici? Non si chiama come il granchio di Ariel, esattamente. <ride> ma è il figlio della parrucchiera di donna Pamela Eliana. Lei tan, dice... Tan, tan. Tan, tan, tan. Anni prima, eh, loro dicono, ah, noi facciamo, siamo agenti di attori, vip, eccetera. E la parrucchiera dice, ah, c'è mio figlio, bambino, che vorrebbe tanto fare l'attore, gli piacerebbe tantissimo recitare, anche se è piccolo così. E loro dicono, ma dai, ti facciamo, facciamo entrare gratis in agenzia e gli cerchiamo dei lavori nelle fiction, quando serve un bambino, pubblicità, robe così, ok. Donna Pamela dice al figlio della parrucchiera, senti, noi ti mandiamo delle righe di copione e tu o registri degli audio, leggendo quelle righe di copione, che servono poi per la fiction, eh, servono poi per la fiction, o registri dei video. E questi audio e questi video erano quelli che venivano mandati a Pamela Prati, a Barbara D'Urso, che tra l'altro sembra che ci fosse un cugino di Coppi che fosse stato pure fidanzato con Barbara D'Urso per un certo periodo, comunque chiudiamo questa parentesi perché è lunga. <ride> E poi venivano mandati a tutte coloro che venivano contattate in precedenza da Marco Caltagirone per: Sono un povero bambino malato, senti ho la voce roca e ho un tumore alla gola. E, e tra l'altro, delle cose terrificanti perché ho un bambino. Dice... bambino. Fatte dire a un bambino, ehm, poi diceva: eh, Ho iniziato la chemioterapia eh, da poche settimane, sto male, oh, sto tanto male. Oppure lo scriveva Marc Caltagirone alle donne che cercava di insomma, raggirare, cioè il presunto Marc Caltagirone: eh, eh, mio, eh, Sebastian ha iniziato eh, il nuovo trattamento della chemioterapia, ma sta reagendo male. Cioè, robe veramente terrificanti. Terrificanti. Usare un bambino in questo modo, ragazzi, cioè. C'è del genio nel male qua, però Infine. ragazzi non si fa, cioè dai, gli altri sono tutti adulti, ok, ma un bambino, però il bambino sta bene, eh, assolutamente, <ride> è stato solo raggirato presuntamente, perché in pratica ehm, vengono utilizzati questi video, donna Pamela gli dice non dirlo alla mamma, che poi facciamo una sorpresa, non dire che registri questi video per anni, o questi audio per anni, e in pratica ad un certo punto lui è scazzatissimo e dice alla mamma... Quando eh, lei viene a sapere di determinati video, lo vede alla televisione, dice: Ma quello potrebbe essere mio figlio, cioè aiuto. E lei dice: Eh sì, però mi hanno detto di non dirti niente perché ti volevano fare una sorpresa. Il fatto è che il compenso promesso non è mai stato dato. E, eh, <coughs> strano, strano: infatti, attualmente ehm, donna, donna Pamela e Eliana sono indagate per sostituzione di persona. È un processo che è iniziato a febbraio 2024. E ci hanno messo pure anche. Eh, ok, eh, febbraio 2024, no, forse 2023, no, febbraio 2023, però insomma da quel punto di vista lì le informazioni si fermano. Vabbè. Poi, donna Pamela va dalla DURSO dice tutto il contrario di tutto: dice no. Ma guarda, tu, eh, io ho detto questo: no, l'hai detto tu, no, assolutamente hai capito male. No, io volevo dire un'altra roba. E in pratica sostiene che a gestire il profili social di Marca Caltagirone sia stata Pamela Prati da anni, da anni che aveva lei la password. E quindi dietro a Marca Caltagirone c'è la stessa Pamela Prati. Lei non c'entra niente. Poi dice che Eliana, la sua ex um, uh, manager. Eh, Esatto, ehm, sapeva che del marito era tutto finto, però poi dice: secondo me sì, lo sapeva, però non c'erano delle prove effettivamente. E ehm, che non era vero che Sebastian, il, il finto bambino, avesse un tumore alla gola, non era vero che gli avevano detto di fare la voce roca, tutte queste cose qua. E quindi in pratica non dice un cazzo, è tutto, è tutto falso. In pratica, è tutto falso. Chiudiamo questa vicenda con una causa che Pamela Prati intenta contro la wedding planner a cui doveva 2500 euro vabbè la Prati perde la causa quindi deve dare i soldi alla wedding planner eh ma ricorre in appello perché comunque la wedding planner il lavoro per organizzare il matrimonio l'ha fatto, fatto poi da notare che al GF VIP <ride> Pamela Prati ha tutto quell'intrigo con Marco Bellavia, un altro Marco. Ci ricordiamo quella cosa tossicissima che era accaduta? Che lui se n'era andato perché veniva bullizzato e poi, quando lei viene eliminata, lo trova in studio, li duro, e limonano duro il giorno dopo le scopre di avere il Covid. Cioè, era tutta una roba tossicissima. L'avevi seguita quella? No, però. Ah. Ho Ce n'è anche un'altra super tossica. Non era già stata dal grande fratello ed era uscita, tipo sbattendo la porta, lanciando il microfono. Non l'hai vista tu. Gira Ci sono stati clip. dei problemi. Ci sono stati dei problemi all'interno del, del Grande Fratello da parte di Pamela Prati. Insomma, un po' insomma, <coughs> poi. Um, è attualmente, dice Abel, sempre nel 2022, è attualmente in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona, ovvero Barbara D'Urso, perché dice che gli ha dato della truffatrice durante una, durante una delle trasmissioni della D'Urso, ma non aggiunge altro perché non può aggiungere altro. Allora, e pochi giorni fa, il tribunale di Roma si è. Pronunciato riguardo quella causa intentata da Pamela Prati verso donna Pamela e Eliana, le sue ormai ex agenti. Allora. Nel 2021, perché tutta la, la querela, insomma la denuncia è iniziata nel 2019, nel 2021 il PM aveva chiesto l'archiviazione ritenendo che il caso fosse, aperte virgolette, costruzione artificiosa costruita con la complicità, il consenso o, in ultima analisi, la tacita accettazione e connivenza da parte della subrette. I legali di Pamela Prati si erano opposti chiedendo l'istituzione di un procedimento che definisse le eventuali colpe dei soggetti coinvolti. Si va avanti per anni e il GIP, nell'ordinanza depositata il 19 marzo 2024, ha deciso di non dare seguito alla cosa, dicendo questo, <coughs> che è stato un espediente utilizzato con il consenso della stessa vittima, ovvero Pamela Prati, a scopi autopromozionali. Perché? Um... In pratica, molti, sia lei che molte emittenti televisive che l'hanno invitata hanno avuto un indubbio vantaggio da tutto questo menage. E quindi in pratica non sussiste niente, è stato chiuso tutto, le due ex agenti sono contente perché non risultano truffatrici nel caso Mark Caltagirone contro Pamela Prati, e quindi Pamela Prati, che era così eh, alla ricerca della verità e della giustizia, si ritrova con un pugno di mosche. Sì, quindi in pratica, secondo il giudice, tutti sapevano tutto. Che ci fosse, che, che lei abbia contribuito alla creazione del caso, che sapesse o che comunque sia stata al gioco, comunque non è stata una truffa, perché lei ha avuto del, dei, dei benefit. Parte. Mm -hmm. eh, lei ha avuto dei benefit da tutto quanto. Quindi è un espediente utilizzato con il consenso della stessa vittima a scopi autopromozionali, un, perché ehm, c'è stato, ehm, secondo il giudice per le indagini preliminari, un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio di intrattenimento. Quindi Pamela Prati ha avuto troppi benefit per essere considerata vittima di truffa. Perché devi avere più malefit che benefit da una truffa? E lei ha avuto benefit, sia dal punto di vista di immagine che dal punto di vista economico, per quanto lei continui a dire che almeno fino a un certo punto ha avuto i soldi, poi no, comunque non l'ha mai ricevuti, eccetera, eccetera. Ecco. Eh, sì, ehm, Eliana Michelazzo ha denunciato la, eh, Perricciolo. Pamela Perricciolo poi c'è anche tutto il discorso del, dell'autore televisivo che ha denunciato, e poi c'è anche tutto il discorso del bambino, ma da quel lato lì ancora non si sa niente di certo. È uscito per quanto riguarda la truffa <coughs> del, dello scandalo, ecco. Marco Caltagirone. Voglio solo chiudere con questa cosa. Dica, ci dica. allora. Ogni dieci anni Pamela Prati annuncia un matrimonio. Nel 1999 stava con uno, ma ci stava davvero. C'erano le foto di loro due e stavano davvero assieme. E lei, sui giornali, ad un certo punto annuncia pubblicamente che si sarebbero sposati. Ma lui non lo sapeva. Lui <ride> lo viene a scoprire dai giornali. Boh. E poi, vabbè, si lasciano. Poi nel 2009 annuncia un matrimonio con un certo Daniel Sebastian Kabir. Eh, Sebastian, signori. Sebastian, di nuovo Sebastian. Al che durante un'intervista rilasciata a Corriere della Sera il 21 marzo 2019, le viene chiesto. Vediamo se è Cazzullo. Fammi vedere, aspetta, perché. No, Candida Morvillo, niente cazzullo stavolta. Di cazzulli ci sono solo quelli fake di Marca Caltagirone in questa storia. Allora, nel 2019 lei aveva sposato l'argentino Daniel Sebastian Jabir a Las Vegas. Quello che matrimonio è stato? Domanda. La Prati risponde, quella era una fake news. Non mi sono mai sposata, mai, mai. Sono stata dall'avvocato per rimuovere questa cavolata da internet. Ero stata consigliata male. Ero stata consigliata male. A un certo punto mi hanno detto: di che ti sei sposata a Las Vegas? Sono stata ingenua, ma la prova che è falso è che per 30 anni non ho preso l'aereo. Soffrivo di claustrofobia, di paura di volare, fobie peggiorate dopo la morte di mamma. Cioè, lei tra il 2009 e il 2011 era diceva era stata sposata con questo Daniel Sebastian Jabir. Ma in realtà era una fake news, era stata consigliata male. Le hanno detto di che ti sei sposata a Las Vegas e lei è stata in situazione. Sì che non ha senso come discorso, cioè, quindi in pratica non è che non è una fake news, tu hai detto una bugia che sono due cose diverse. Esattamente. Cioè, se è una fake news la mettono in giro gli altri. Se invece tu sei stata consigliata male, che ti hanno detto di che ti sei sposata a Las Vegas, vuol dire che la fake news l'hai messa in giro tu. Ma quindi non è una fake news, è una bugia. È diverso. Lei non vuole prendersi responsabilità, secondo me. Quindi è strana. È, è un vizio. È un vizio, di, insomma ricamare sopra le storie d'amore, poi ricordiamoci che subito prima di Marc Caltagirone c'era quello con cui lei dice di essere stata sette anni, invece lui dice no, saranno sette, otto mesi al massimo. Quindi questo può non voler dire niente, tuttavia è interessante come dettaglio. Vabbè, mh, quella dei matrimoni e delle fake news autoprodotte. Comunque ricordiamoci che da tanti anni che Pamela Prati non è più centrale nella vita insomma, televisiva del paese e forse ha bisogno di rinfrescare l'immagine con un, un matrimonio eccetera perché appunto non c'è più non ci sono più varietà e lei a Belvedere la Fagnani dice Eh, vabbè ma l'Italia non è come l'America in America anche se non fai più niente non ti vedono più tu resti una star lo stesso invece in Italia ti devono vedere ogni 5 minuti e la Fagnani gli fa ma quindi lei non è più una star sì certo che lo sono. E allora, cazzo, e allora? E quindi, e quindi, sì. Questa è la storia riassunta molto, perché insomma è molto, molto intricata di Pamela Prati e l'inesistente Mark Caltagirone. Donna Pamela che sembra essersi nascosta dietro un infinito numero di profili fake, fake su Facebook e Instagram per contattare persone, cercare presuntamente di raggirarle e instaurare rapporti umani, sentimentali fake con loro, e della sua collega, l'altra agente di Pamela Prati, ovvero Eliana, che è stata sposata per dieci anni con un uomo che non ha mai incontrato. E la lezione di questa storia è che eh, i, i traffici di Beyblade Blade sono pericolosi. Attenzione alla mafia minorile. <ride> esatto. Eh. Vincenzo ci dice, possiamo dire di aver imparato una lezione alla fine di questa storia di Caltagirone. Adesso non so bene quale sia questa lezione, ma sicuramente abbiamo imparato qualcosa. Abbiamo imparato tante cose, mi viene anche da dire. Abbiamo imparato tante, Questo tante cose. Questo è il momento dell'esclusiva, perché noi in realtà conosciamo la vera identità di Marco Altagirone questa è una cosa che vi diciamo così in chiusura di questo spezzone perché noi ci siamo adoperate abbiamo cercato e abbiamo scoperto una connessione che dalla Francia arriva all'America e arriva fino alla a alto, alla nostra a alto, quindi senza indugio Giulia l'abbiamo chiamato ci abbiamo fatta, vi presento Marca Altagirone Oddio, ma quindi è Fritz Bravo. Brink? No, scusa, Marco Altagirone, non ascoltato. Eh, ma io l'ho vista uguale, però si chiamava Fritz Brink, è suo cugino? Tipo? Sì, sì Io mi chiamo Marco Altagirone, quello lì era Fritz Brink, Coppi. <ride> e scusa. Oh, no, <ride> chiedo scusa, chiedo scusa. <coughs> Quindi Mark Caltagirone, cugino sì. di Fritz Brink, le sì. coppi, coppi, ovviamente. Sì. Per gli amici Coppi. Ho la tosse, scusate. In pratica, lei, Mark Caltagirone, è stato per quattro anni con la madre di suo cugino Fritz Brink Coppi, quindi c'è stato questo incesto? Sì, eh, ma sono una mano per cui diciamo che le cose si calcolano in modo diverso. Cioè, nel e senso gli... Tutto, <ride> gli anni per le mani sono diversi, come per gli ess tipo, esseri umani e cani, che il tempo scorre in maniera diversa. Esatto, esatto. Ah, eh, anche i io... consanguinei, per esempio, posso avere una relazione <ride> con un piede e siamo consanguinei. Quindi le cose <ride> si calcolano in modo diverso. Ah, Quindi lei è consanguina all'interno dello stesso corpo, ma non con altre persone. Capisci? È un po' un <ride> casino. Cosa ride? No, io niente. Io, io la sto solo sostenendo. Io sostengo ma... la sua versione. E io saluto. Scusi, saluto. Scusi, signor <ride> Mark. Ma quindi lei ha avuto sì o no una relazione con Pamela Prati? Non posso rispondere a questa domanda. Ha ah, si è sposato con Pamela Prati? Posso rispondere a questa domanda? Suo figlio Perché... Sebastian sta bene? Sì. Uh, sì, aspetta, lo chiamo Sebastian. Eh, un momento, eh, lo stiamo preparando. Sarà anche Sebastian. <ride> Suo figlio è normale. Ma dovrebbe avere la voce rocca, scusi. Il bambino che l'ha impersonata prima faceva la voce rocca. Aspetta, perché. Io non so salutare. Ma non so neanche parlare perché lei esce la voce senza aprire la bocca, però. Ho visto la magia. Sono vetrino buono ora vado a dare gli occhi a mio padre mi dicono tutti <ride> che ho i suoi occhi letteralmente <ride> arrivederci <ride> oh, allora salutiamo Fritz Brink eh, che è stato con noi oggi <ride> guardi guardi Mark io adesso le faccio le domande ma se vuole può fare come la sua ex sposa Pamela Prati andarsene dallo studio se si sente troppo stressato dalle mie domande Okay. Arrivederci, è stato bello, signor Marco Caltagirone. Salve. Allora, io vorrei ricordare che abbiamo tutte e due più di 30 anni. No, Perché io ne ho tutti... quasi 25, in realtà. Io no, io ne ho più di 30. Io ne ho quasi 25, quindi parli per uh... sé. Comunque, molto dignitosa questa chiusura di saga, devo dire. <ride> ah, però aveva proprio i suoi occhi eh, il figlio, che è proprio uguale. Guarda, è la, cosa, è la cosa più seria di tutta la situazione, mi viene da dire. E anche il fatto che saluti è bellissimo, posso dirlo. È una skill sì. incredibile. È una skill incredibile. Per esempio, io ah, mi sono dimenticata una cosa. Vabbè, niente. Sì, no. Eh, no, perché in pratica, mi sono dimenticata sta roba, che ad un certo punto quello che gestisce il profilo Instagram di Marche Caltagirone pubblica delle stories di questo tipo. Aspetta, perché mi sono son dimenticata perché c'è talmente tanto... Non me lo sono scritto negli appunti ma mi sono screenshotata le stories. Aspetta. Vedo che la chat ha apprezzato l'ospite, comunque. Ci fa eh, pensare. beh, ci ma credo. C'è che ci chiede. Eh. Eh. <ride> 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 Te pare? Cioè, in pratica... Il profilo Instagram di Marche Caltagirone pubblica la verità. Ovvero, io sono pronta a dire la mia verità e vorrei raccontarla a tutto il pubblico italiano. Io sono stato ingaggiato attraverso un annuncio su internet dove cercavano un uomo che dovesse lavorare da casa attraverso i social Instagram per un, Instagram per un tempo determinato. Ovviamente promettendo un guadagno mai ricevuto, e poi in futuro anche far parte di un'agenzia con l'apostrofo, Ciccio, il cui nome non mi è stato <ride> mai detto. Io su questo profilo dovevo solo fingermi questo Marco Caltagirone, futuro sposo di Pami. E qualora loro me lo richiedessero sponsorizzare aziende attraverso foto dove non si vedesse totalmente il viso. Ora siamo arrivati al punto che sulla mia mail dove io comunicavo con queste persone, ovvero insomma le due, le due agenti, ehm, non ricevo più notizie, notizie da giorni, e non è tutto. Allora perché ovviamente se, se devono uscire gli altarini escono tutti no allora altra parte altra story un attimo ce la farò ce la farò ma adesso no ecco altra story sempre pubblicata sul profilo instagram di marca caltagirone ma non me ne importa niente se tutta l'altra gente mente mentre quello che è importante è che la gente non sei tu ed è una canzone, tipo di Alessandra Moroso. La verità <ride> okay. la so solo io e non ce la dice. Quindi, uh, okay. quindi un, morto, un morto di fama, che era quello che gestiva evidentemente i profili social di Marca Caltagirone per eh, Donna Pamela e forse Eliana. Ecco, ho finito, vostro onore. Bene. Bene, è stato un, uh, un viaggio nel viale dei ricordi tipo uno dove caschi per le scale e continui a rotolare per un po' esatto Madonna. sì che è stata lunga però ho fatto ho, ho cercato robe per ore E quindi vi siete beccati sta live più lunga abbiate pazienza ma ho visto che siete tanti quindi non credo abbiate patito più di tanto mi viene da dire tanto ormai abbiamo settato da me le live come minimo di due ore e mezza tre, eh, tre quindi sì. voglio dire cioè <ride> è vero eh. che sono sui libri però eh, questa è una vicenda lunga Ok, ci siamo. Sì, ce l'avamo anche prima. Adesso <ride> non lo so, parla per te. <ride> Nel frattempo già avevo poca, vo la, poca vola, avevo poca vola, avevo poca voce in gola, poca vola e adesso ne ho ancora meno, ma vi farò lo stesso, la sigla del TGG di Zagigi, ovvero... Sincerità e nella saga di Marco Caltagirone ne ho visto davvero poca 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 in questa saga magica. Ah, Sincerità a la Prati il tribunale no e non le ha dato no ragione no e forse deve ricorrere alla, ma e forse deve ricorrere alla magistratura antimafia minorile ok. Ok. <ride> Abbiamo avuto questo stacchetto musica. Musi. Scusa, è colpa mia. Che ce attaccato. Vabbè, allora. Aspetta. Se siete, se siete arrivati tardi, scusa se ti interrompo. Se siete arrivati tardi, potete recuperare la live dall'inizio. Quindi non vi preoccupate, la live resta qui. Potete anche portare il cursore indietro, eccetera, eccetera. No problema, no problema. Ok. O lo avrete, avrete a disposizione dopo. Potete seguire noi adesso a recuperare dopo. Quando tanto volete. questo personaggio è separato, per cui siete fortunati. Allora andiamo avanti con il TGG Il Tigigi mi, mi avete mandato solo tipo 13 persone. Questo caso dei pappagalli, tra cui anche la Cosmo. Per cui iniziamo col caso dei pappagalli perché ho sentito che ce n'è necessità, quindi gli uccelli piacciono in questo periodo. <ride> Beh, come anche alle due agenti di Famiglia Prati, che a loro piacciono solo gli uccelli. Giustamente. Perfetto. Allora, testimoni decisivi. Vieni a casa mia, marito non... mio marito non c'è. La moglie lo tradisce. Lui lo scopre grazie ai pappagalli. Ta -da. Allora, vedete, tutta la storia di Pratiful sarebbe risolvibile con un pappagallo. Che, sì, che probabilmente hanno dato a uh, Marche Caltagirone ogni volta che gli veniva una sincope se si doveva incontrare Pamela Prati lo strano caso che arriva dalla Turchia, un uomo ha scoperto il tradimento della moglie grazie a una frase ripetuta dai due volatili chiedendo poi di poterli portare in tribunale in veste di testimoni Chiamò al banco dei testimoni il pappagallo, eh, mister biscottino chi è mister il pappagallo ok ci sono due pappagalli in tribunale, così. Eh, cioè questo è un articolo super professionale. Ci sono tipo ci sono i due, due pappagalli in tribunale. <ride> un altro, è un orango tango. <ride> uh, ci sono due pappagalli in tribunale, ma sarebbe strano se ci fossero due leocorni, perché come sappiamo dalla canzone sono scomparsi. <ride> Dovremmo creare un thriller chiamato Dove sono i due leocorni? Che ne <ride> i, i, I leocorni non si vedono perché sono in tribunale. Nessuno giusto. andrebbe a cercarli in tribunale leocorni Scusa, eh. ma a questo punto bisogna controllare che non abbiano coppi di cognome, se no sappiamo dove sono i due Leocorni. <ride> non, non. <ride> può essere, può essere. Allora, eh, ci sono due pappagalli in tribunale chiamate a testimoniare in una causa di divorzio. No, non è l'inizio di una barzetta. Mamma oh. mia, che bello questo inizio articolo! Proprio diverte allora. Non è l'inizio di una barzelletta, ma quello di una bizzarra storia che arriva dalla Turchia. Protagonisti della vicenda, proprio due volatili che proprio a ca. Proprio, proprio, proprio? Quanti proprio, proprio mettiamo? Eh, proprio, proprio! Scusa. Cioè, eh. cioè, venite pagati a proprio? Eh, certo! Proprio! A causa della loro abitudine di ripetere le parole proprio. sentite in casa. Eh, vedi hanno proprio! Proprio! <ride> permesso a un uomo di scoprire il tradimento della moglie. Proprio. Allora, l'abbiamo ripetuto tre volte, però non siamo ancora andati <ride> oltre. Vediamo se ci sono anche informazioni nell'articolo. Boh. <ride> per questo motivo, il coniuge tradito ha chiesto e ottenuto di poter portare in aula i due testimoni oculari che potrebbero rivelarsi decisivi nella battaglia iniziata nel tribunale di Istanbul. Eh sì, perché se li porta in tribunale, la battaglia in tribunale <ride> non, è, non è una battaglia così campale. No. <ride> <Ma è> insomma, <ride> Che un caso, eh, cioè. poi i testimoni oculari di che loro ripetono? Sono testimoni radiofonici all'inizio, cioè sono che oculari, vocali. Scusa, no, è sbagliato, dovevano mettere, doveva mettere le virgolette non a testimoni, ma a oculari. <ride> C'è uno proprio. scambio di virgolette esatto. va bene, va bene. Eh, cioè, infatti, i testimoni. <ride> testimoni sì ma oculari vabbè comunque lasciamo stare oppure oh, poteva mettere <ride> testimoni oculari in tutte e due le parole con le virgolette ma vabbè adesso mi immagino questi due pappagalli con due occhi giganti così che vendono tutto <ride> l'immagine dei due pappagalli di fronte al palazzo di giustizia condivisa sui social eh, dell'avvocato Ted Buckland è già diventata virale ha confermato la presenza di due volatili sì, cioè, vabbè, vediamo se aggiunge qualcosa o se riusciamo a ripetere le stesse frasi altre 4-5 volte. Questo l'abbiamo dicono... già capito, però andiamo avanti. In chat giustamente ci dicono: Sto volando. <ride> Tutto è iniziato quando i pappagalli noti per il vizio di ripeterle, fa ancora! C'è un pappagallo che scrive qui, mi sa! <ride> <ride> Ti permetto di ripetere le frasi che sentono in casa, ma sono in casa perché se li porto in cortile non ripetono niente. No, no. È <ride> come il domicilio. È <ride> come... come Simone Coppi che, essendo un magistrato dell'antimafia minorile, deve sempre stare in casa. Uguale ai pappagalli. Uguale. Quindi le frasi che sentono in casa le ripetono, se tu però le porti in cortile no, perché il cortile non fa parte della casa. O sì, perché è cortile, ma quello del vicino no. Perfetto. Dipende, dipende, hanno iniziato a pronunciare a pronunciarne una in particolare. Mio marito non è in casa. Vieni, immaginatevi questo. Magari l'hanno sentito dalla TV. Yeah, può essere. Quindi, però noi daremo retta dei pappagalli. Certo. Uh, vabbè, c'è chi ha detto, c'è chi è stato sposato 10 anni con un profilo Facebook e noi daremo retta ai pappagalli in questo caso. Guarda, ti posso dire che tutte le notizie del TGG di con le donne sposate ai fantasmi, le donne sposate con i pupazzi, alla fine è meglio dell'essere sposata con un profilo Facebook. Eh, ti dirò. <ride> Sì, sì, sì. Cioè una cantilena ripetuta che ha permesso quindi mio marito non è in casa vieni mio marito non è in casa vieni cioè cost costantemente come fanno cioè, come li hanno sopportati vabbè eh. Eh, ha permesso all'uomo di scoprire la relazione extraconiugale della moglie che utilizzava proprio quelle parole per avvertire il suo amante che la casa era libera eh, che parole criminali cioè, magari... <ride> no ma c'è eh. bisogno che un, un giornalista ci spieghi che mio marito non è in casa vieni è il modo in cui la moglie diceva all'amante di venire che la casa era libera di venire. Cioè, praticamente ha ripetuto con parole diverse la stessa frase sopra. Cioè, io Va bene. Sono... L'uomo ha così chiesto il divorzio, ma sarà il giudice a valutare. Ma, ma, ma grazie, grazie sì. grazie al cazzo che è il giudice a valutare le prove del caso. Sì, sono uno dei pappagalli, pensavo. Eh. Beh, scusate, mi stavo sbagliando. Sarà l'addestratore a decidere se, sì, certo, eh, allora, valutare tutte le prove del caso e decidere se riconoscere l'addebito al marito tradito o no. In base alla legge attualmente in vigore in Turchia, il divorzio può essere chiesto da uno o entrambi i coniugi, o i pappagalli dipende. <ride> con l'adulterio, la, che è una delle motivazioni prevista va bene, una delle motivazioni prevista per richiedere lo scioglimento del matrimonio. Va ok. No, quindi, scioglimento, tra l'altro, non è il divorzio. Allora, spieghiamoci un momento perché il divorzio è una cosa. Divorzio o scioglimento? Vabbè. Forse lo usano come sinonimo qui. Ah, ok. Eh... Ah, tipo mesi e anni che sono sinonimi? Sì, esatto. Ok. Va bene. <ride> non si tratta della prima volta? Eh, non si tratta della prima volta in cui dei pappagalli vengono chiamati a testimoniare nelle aule dei tribunali? Chissà se in questa occasione decideranno di parlare, magari ripetendo anche davanti al giudice la frase incriminata. Ma questo articolo è riuscito a ripetere le stesse cose per quattro paragrafi? No, ma scusa, ma magari? Noi vogliamo sapere se è successo. Mi sono Scusate. sentita dentro Iron Flame a un certo punto, dentro al trono di ghiaccio. A un certo punto ho sentito questo per... momento di trono di ghiaccio. Ma mi aspettavo, Kaul che arrivasse a guardare <ride> Selena che dorme. <ride> e vabbè, Giulia, tu che bevi proprio quando. Ma io sto morendo, <ride> ho la tosse, sono morta. Non mi puoi prendere in questo momento, bifro. Eh, lei è castigna. Lo sai, no? Lo sai che io sono una persona divertente, quindi non puoi bere in mia presenza. <ride> cioè, guarda, <ride> <ride> lo sapevo che veniva così Chi... allora. Facciamo, ne facciamo un'altra, signori, perché la Cosmo è distrutta e facciamo, facciamo un duplice, ne mettiamo una in più la prossima volta. Grazie. Allora, ce n'è una piccola e concisa che, eh, che co necessita di guardare un video, oppure una di una persona nuda. Scelga, Cosmo. E video o persona nuda? La persona, persona nuda, nuda non è da nuda. guardare. Okay, persona perfetto. nuda. Allora... Completamente nuda in videochiamata per un funerale. Sullo finisce sullo schermo in chiesa. Io ho l'ansia dentro a sentire queste cose. Cioè, non, voi non siete di quelli che tipo quando vanno in bagno chiudono la telecamera del telefono? Se siete così, una roba del genere vi farà perdere il sonno per i prossimi sette anni. Mamma mia. La donna non si era accorta di avere la webcam attiva. Comprensibile... Comprensibile l'imbarazzo tra i parenti da remoto, in che senso? E le persone presenti alla funzione. Comprensibile l'imbarazzo tra, ah, tra i parenti che sono in videochiamata e, e anche quelli che sono in, nella, alla funzione. Partecipa a un funerale in videochiamata, tra l'altro questa roba è estremamente tecnologica. Da noi cioè, già, già tanto se ci sono le panche, figurarsi, <ride> cioè che non dovete stare in piedi e <ride> usare le vostre panche naturali chiamate gambe. <ride> famosissime famosissime <ride> anche famosissime. naturali eh, partecipa a un funerale in videochiamata ma la vedono tutti nuda sotto la doccia beh ma anche lì scusa cioè con tutto l'affetto stai partecipando a un funerale e ti fai la doccia e cioè, non puoi farla dopo e eh, deve lavare via il dolore forse i peccati forse I peccati anche momento di comprensibile imbarazzo in chiesa una donna si è collegata in videochiamata con i parenti mentre era completamente nuda ancora la diretta via Zoom, uh, racconta il Daily Mail, è stata trasmessa in streaming su uno schermo in chiesa durante un funerale. È successo a Londra e la donna, mamma di due bambini: che cazzo c'entra? Mamma di due bambini che è il segno del, dello scorpione ascendente sagittario. Eh, scusa, ah, Le mamme di due bambini non fanno le docce, perché non ne hanno il tempo. Udia. Perché sono due bambini, <ride> quindi, cioè, si lavano appena, non riescono, le Quindi non era lei, esatto. Non si era accorta di avere la modalità telecamera della webcam attiva. Questa è una Vabbè. di quelle ansie. Que cioè, io ho non so perché sono, devo, devo, devo avere dei problemi in testa e ho sempre paura che ci sia una videocamera o un microfono attivo. Voi direte perché dici delle cose particolari. No, in realtà no, sono una persona noiosissima, però c'è comunque l'ansia. Vabbè. I familiari e i fedeli presenti in chiesa hanno dunque assistito all'imbarazzante scena di lei che entrava in doccia. Vignale del fatto di essere vista da tutte quelle persone, la donna si è spogliata e ha proseguito nelle sue azioni, inclusa la depilazione. Ma c'è cioè, qualcuno che la butta fuori? Cioè, deve fare tutto il parterre di roba? Cioè, non c'è uno che boom, la caccia fuori? C'è cioè, anche un clistere già che c'era, perché doveva ripulirsi. Cioè, non lo so. Cioè, lei ha avuto il tempo di togliersi i vestiti, entrare in doccia, depilarsi, non lo so, scrivere quattro yodel e... Queste ballate. Che lungo, ma che lungo sto funerale, però, Regaz, anche meno, eh, cioè. Vabbè. Ehm, dunque, e poi, e poi tutto ciò, tra l'altro, con gente lì che guarda. Eh, <ride> il suo intento era assistere alle mentre si preparava. Ma per. Co vabbè, no, non voglio neanche sapere. No, ma il capitano si era infatti collegata con anticipo alla funzione. Prima della cerimonia funebre, convinta di aver disattivato webcam e microfono. In realtà, tutti i presenti in chiesa e da remoto hanno assistito alla scena sbigottiti. Allora, eh, quindi questo ci insegna che usate il cazzo, il cazzo di post-it per coprire la videocamera di qualsiasi cosa quando siete in bagno. Mamma mia, eh, che... eh, questa cosa mi ha lasciato: cioè, visto che parlavamo appunto di robe virtuali, questa cosa mi ha fatto venire l'ansia. E poi cioè, non c'era un moderatore in tutto ciò, cioè, tu stai facendo un funerale in videochiamata, può entrare uno con un coro ultraso e E non c'è nessuno che può mandare no bellissimo magari c'è uno che dice che quello che è morto mamma mia quanto mi stava sul cazzo sono contenta che finalmente mi oh, così tipo cioè. ma, ma entrava uno che faceva cioè, ce lo tenevamo per tutta la funzione o oh, tipo in entrava sottofondo. uno che faceva l'elicottero così anche cioè, non lo so cioè, non lo so c'era cioè. uno che cantava le canzoni della Disney e ce lo tenevamo in sottofondo mentre la gente piangeva la salma. Esatto Sia esatto. con noi beh, però cambiate canzone <ride> Si rilassi d'ora in poi e vedi quello Del funerale che è più rilassato di così Se vuole proprio eh, lo so, è... Alexa ha salutato Ciao. Mi saluta Alexa Ciao no, Alexa <ride> E quindi Queste erano le fantavolanti eh, Notizie brevi che uh, Bifrost ha trovato, anche se quella degli uccellini me l'avete mandata a tutti, che poi avete visto, non... cioè essere due uccellini vengono portati in tribunale Così, ma ripetuta per realtà. 15 frasi. Io sì, sì. vorrei concludere il TGG di Zagigi con questa roba molto molto breve. Il sì. ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, ci dà un'altra gioia. E dimostra di non essere sicuramente il ministro della geografia. San Giuliano confonde Londra con New York. Gaff sui luoghi iconici per il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, che già sappiamo giudicare i libri senza leggerli, vabbè, uh, che ieri presentando la nuova vabbè, passeggiata... ma quello, quello è normale, Cosmo, cioè giudicare libri senza leggere è tipo la base de, dei 90% dei book influencer. E lo so, però non si occupa di libri sui social, lui è ministro, quindi non, è, non gli è permesso. Eh, però farlo. vedi, cioè secondo me... È... Ah, magari è aspirante, magari è aspirante. Esatto. Hai <ride> Presentando la nuova passeggiata archeologica di Roma, ha detto che si trattava di un luogo che identifica la città di Roma come altre vie e piazze identificano altre città. Se pensiamo a Parigi, pensiamo agli Champs-Élysées. Se pensiamo a Londra, pensiamo a Times Square. Quest'ultima, come noto, si trova a New York. E in bene. Bangladesh ha la famosissima Piccadilly Circus. Vabbè, ah certo, <ride> ovviamente del Bangladesh, proprio. Sì, 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 sì. Ecco. quindi sì, non solo i libri, ma anche problemi con gli Atlanti. Mi viene da dire, sì, il famosissimo bello. Taj Mahal della Germania. Beh, ma a Berlino c'è un <ride> Taj Mahal enorme, ma l'hai mai bellissimo. visto? Tu? No, no. Sì, eh. no, 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 è bellissimo, è bellissimo. Solo che c'è un po' di coda, quindi non ci sono passata l'ultima volta. Poi, tra l'altro, a Savona, non so se l'hai mai vista, abbiamo la Torre Eiffel, tipica di Savona, <ride> tipica, bellissima. Te la, consiglio, te la consiglio ma i ministri proprio cioè, ne, ne tiriamo fuori qualcuno che ha più della licenza media così eh no quelli diventano premier mi sa ah hai ragione chiedo scusa chiedo. solo se sono le superiori però allora eh, molto bene vi ringraziamo di essere stati con noi in questa live super lunga nel frattempo è scomparsa quasi totalmente la mia voce ma chi se ne frega tanto devo andare a dormire e mica parlo mentre dormo eh. E Vi annuncio io che, visto che io e la Cosma abbiamo deciso oggi, il 26 uh, aprile, stavo, ero lì. Che mese è? Aprile. <ride> il 26 aprile alle 21 ci sarà la live del GDL Libri Assurdi. E questo mese abbiamo Divini Rivali. Se ci piacerà convincere, andremo avanti col secondo. Quindi il 26 avete tempo fino al 26 per recuperare questo libro, che tra l'altro è abbastanza piccino. Qualcuno ci dice trash, qualcuno ci dice bello vedremo che incredibilitudine avrà che assolutamente ve lo diremo avrà. noi ve lo diremo noi se è trash o bello o se è bello trash o trash bello nel frattempo se volete eh, contribuire anche ai GDL che abbiamo io e Giulia Bifros sul canale di Giulia Bifros e volete regalarmi divini rivali perché io lo leggo per fare la live lo trovate in wishlist su amazon qua in descrizione in descrizione c'è anche il canale YouTube di Giulia Bifros mi raccomando eh, iscrivetevi al suo canale mettete mi piace alla live e ci Vediamo su questi schermi presto con la voce. Me lo ah. auguro, guarda. Me lo, me lo auguro. Va bene, tanti baci, tanti abbracci, addio e tanti ciao. Buonanotte, aspetta così. Di ciao, buonanotte, ciao. ciao. ciao.